pomeriggio e benvenuti in diretta ad Articolo 21. Grazie come sempre a tutti i telespettatori che ci seguono, che ci stimolano, che giornalmente danno il proprio contributo per ascoltare una voce libera. La voce libera è anche la vostra, perché è attraverso questo appuntamento che giornalmente noi mandiamo in onda ci dà anche la soddisfazione, almeno per quanto riguarda anche il sostegno che giornalmente abbiamo dai nostri telespettatori. Intanto grazie a tutti, perché le prime due puntate, quella dell'aeroporto di Reggio Calabria, del Tito Minniti, della protesta, del sit-in, so se abbiamo qualche immagine, ecco, del sit-in, grande seguito veramente in tutta la Calabria, ma nella provincia di Reggio ha avuto un grandissimo seguito in merito a quello che è successo, la libertà che abbiamo dato a questa trasmissione. Noi vorremmo invitare quanto prima, se riusciamo, anche per Crotone, il sindaco Ugo Pugliese, un po' quello che sta accadendo con la Flora Sculco, che si sta interessando in merito all'aeroporto, e anche il comitato diciamo aeroporto, quelli che hanno organizzato il sit-in dell'aeroporto di Crotone. Noi parliamo della Calabria, non facciamo differenze quando parliamo del nostro territorio, quindi giornalmente lo raccontiamo. Allora, oggi è mercoledì 18 gennaio e siamo qui. Quella di ieri, la puntata di ieri, devo dire la verità, altro grande successo, anche perché sapete che la provincia di Cosenza fa 750.000 abitanti, diciamo che è la metà della Calabria per quanto riguarda il seguito, ed è stata molto seguita. Molti non hanno avuto la possibilità di intervenire ieri in trasmissione, si sono prenotati, sono confermati anche oggi per partecipare. Non abbiamo mandato neanche un filmato, io me ne scuso, perché nelle interviste che noi dovevamo mandare insieme a Covelli, insieme all'altra intervista di Enrico Borcavallo, c'era anche un ex consigliere comunale che faceva parte di una commissione che aveva seguito negli anni anche le problematiche legate al territorio, che era uno che si interessa, che il consigliere che quest'anno, diciamo, non è stato eletto, però conosce bene il territorio, Roberto Sacco, che poi manderemo in onda, che era prevista anche ieri, perché nella conferenza stampa di ieri, dove l'abbiamo registrata, abbiamo anche le immagini ieri della conferenza stampa. Io di solito oggi vedo che il mio regista forse ha mangiato troppo e quindi è diciamo non ha messa a moto i motori, quindi deve carburare ancora. Ecco, ieri qui vedete anche di spalle Roberto Sacco, un po' tutti quanti. Io quando sono arrivato ho salutato, questa era la conferenza stampa di Guccione, che poi abbiamo mandato in onda e abbiamo intervistato, abbiamo sentito, e poi altre persone, ecco, ma anche molti che erano lì a guardare un po' questa conferenza e a sentire quello che si diceva. Ecco, voglio un attimo partire da quello che è successo, perché ieri molti si sono arrabbiati, anche i telespettatori, e hanno detto: ma qui, se loro si arrabbiano e noi non capiamo nulla da casa, il problema è che oggi, secondo alcuni siti e altri post che sono arrivati, sembra che l'acqua è interrotta, perché il sindaco ha avvisato che ci sono dei lavori. Io adesso non so di preciso cosa è accaduto, ma è arrivato un post, un attimo, che un attimino cosa mi dice, mi è arrivato un messaggio, vediamo cosa dice questo messaggio. Va bene, avvisate un attimo i tecnici, però credo che sia un problema suo del segnale nella zona di Catanzaro, a questo amico Luigi. Sì, però credo che sia un problema tuo se risintonizzi, o anche perché il tempo, se l'antenna non è con segnale adeguato, può creare problemi, però probabilmente anche un problema che riguarda la nostra zona di Matteodomini Catanzaro. E allora, cosa è successo a proposito? Prima di presentare la trasmissione, ieri c'è stato un incidente gravissimo a Catanzaro, ed c'è stato, proprio come riportano anche i tanti giornali e i quotidiani di oggi, uno scontro tra quattro auto e muore un commercialista. Il commercialista è precisamente Vincenzo Platì, che
nel nuovo tratto stradale 280, proprio la strada quella della nuova cittadella regionale, è avvenuto questo incidente mortale. Ecco, noi veramente della redazione, Lino Polimeni e tutti quelli che sono a conoscenza di questa persona bravissima, stimatissimo commercialista Vincenzo Platì, ma anche so che doveva diventare nonno, ma il figlio, la famiglia, la moglie, tutti quelli che sono vicini alla famiglia, i fratelli di Vincenzo Platì, noi veramente facciamo le condoglianze, lo staff, la redazione, il direttore, tutti quanti, perché siamo costernati veramente di questo grande dolore che ha colpito questa famiglia. Questo signore abitava in via De Riso a Catanzaro, io adesso non so per i funerali quando saranno, però credo che tutto questo ha colpito la città, capoluogo di regione, per questo incidente gravissimo. Ieri, sapete, c'è stata una grandinata alle 14, c'è stato maltempo, noi non siamo abituati a questo maltempo, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Basilicata, il Sud non è abituato, e ancora oggi in Puglia ci sono situazioni gravissime di maltempo. Va bene, comunque diciamo che Vincenzo Platì è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in località Germanetto sul nuovo tratto della statale 280. Secondo i primi accertamenti dello scontro sarebbe rimasta coinvolto 3-4 autovetture. Su una di queste si trovava la vittima, il commercialista catanzarese Vincenzo Prati di 54 anni, rimasto intrappolato nelle lamiere, una Volkswagen Polo. Poi durante il soccorso è morto prima di arrivare in ospedale all'interno dell'autoambulanza. Comunque questo è per farvi capire quello che veramente è una cosa impensabile, che in una strada così nuova, così importante, uno scontro è avvenuto. Speriamo che si possa fare chiarezza, ma la cosa più grave è che oggi manca questa persona alla famiglia, e noi siamo veramente tristi tutti quanti, credo tutti i calabresi. Noi continuiamo ancora con la trasmissione. Volevo ricordare prima della pubblicità cosa è successo ieri. Poi vi potete prenotare anche allo 0961 77 2890. Lo scontro tra Incarnaso e Mario Occhiuto in merito a alcuni passaggi dice questo: Occhiuto ha incarnato, un piccolo riassunto perché poi ci sono tante telefonate che vogliono intervenire, poi possiamo parlare anche, hanno chiamato da San Giovanni in Fiore, hanno chiamato altre località della Calabria, da Reggio, per il problema Sorica, e quindi in ogni caso avete sentito cosa ha detto poi Incarnato, ve lo riproponiamo un passaggio, grazie. Io ho detto che Sorica in alcune giornate, in alcune settimane, per carenza di acqua, ci mancherebbe altro. Ma non è così. Che ha, così come mi ha dichiarato più volte anche lo stesso Incarnato, non riesce a soddisfare i comuni, non solo Cosenza, tutti gli altri comuni. Ma è nostro ragionamento. È chiaro che Sorica può fare delle azioni, io non mi sento. Ma non esiste, Cosenza. Dalla presenza di Incarnato, sì, al commissario di Sorica, Incarnato, che tutti i giornali sempre lo hanno ritratto come chi ha complottato contro l'amministrazione di Cosenza. È chiaro, ma che è vero, affidato un compito, ma questo è un fatto di etica che non mi appartiene, un compito tecnico. Io non, se Oliveri avesse voluto nominarlo in organismo politico come una giunta, ma cosa diversa è fargli gestire l'acqua. Ma tu sei, ma perché offendi tecniche, però, ma perché offendi tutto il personale? Neanche, ma c'è che ne fa la persona seria? Ma fai la persona, ma non la fai la persona. Mario Occhiuto, ascolta, guarda la telecamera, Mario Occhiuto, ascolta, Mario Occhiuto, Mario Occhiuto, ascoltami bene, Mario Occhiuto, Mario Occhiuto, intanto la vecchietà con me non te la fai, quindi stai calmo. Non ti permettere, no, più, no, no, devi stare calmo perché non devi permettere di toccare la persona. Tu stai offendendo la persona. E non usare questi tempi. Tu, no, no, io li uso e come questi tempi? Perché tu stai offendendo la mia persona. Non lì, non potendo. No, ma tu hai una cosa che sei abituata. Ma tu sei andata a nasconderti, questa è la verità. Perché, no, no, io anzi, non perché per la tu non dici no, ma tu non dici una cosa, tu non dici una cosa, tu non dici una cosa, per esempio. Io ho le trasmissioni, guarda, ho le registrazioni della telecamera. Quando io ti dico: sindaco, stai attento che ci sono manovre sbagliate al comune, le chiavi dalle ad uno che hanno la sua responsabilità. No, non vuol dire il contrario, ci sono testimoni. Io ti do il consiglio di stare attento che le manovre sono sbagliate, e tu mi dici: aiutami.
Non è vero, forse? Io ti porto i fatti. Aiuto. Tu puoi come dire l'ingannato quello che vuoi. Alle istituzioni, allora, agli enti, Mario Chiuto, alle Mario Chiuto. Pubbliche, perché il problema Mario Chiuto, è Mario Chiuto, io la battaglia politica. Mario Chiuto, Mario Chiuto. Mario Chiuto, non è vero, stai dicendo il falso. Stai dicendo il falso. Allora, io la battaglia politica te l'ho fatta e te la farò sempre sul piano allora, politico. Se tu fai la però politica, non però, fare però io da commissario della Sorica io da commissario della Sorica da commissario della Sorica politico e fai le battaglie che politiche che vuole fai il tecnico no io faccio il commissario della Sorica in maniera etica tu non hai nessun dito stai dando stai facendo ma questi sono fatti per fare il commissario liquidatore ma tu non ti preoccupare che io sono l'attenzione io sono profumato. Io sono profumato. Quindi, io sono profumato. Mario, scusa, Luigi. Oliverio, per nominare i suoi sodali che gli danno manforte nelle attività, diciamo, ma di smetto, fai la persona seria. Non è possibile più farlo ingannare. Ma finisci. Vai a complottare con gli altri e io faccio no. Stai facendo un'accusa pesante, Mario. Mario, non andare a sfruttare i soldi, le risorse dei contribuenti calabresi con le aziende pubbliche della Calabria. Mario, stai dicendo che loro stanno facendo un complotto contro di te? Esatto, dico proprio questo, anche perché ho delle persone all'interno di Sorica che mi sono venute a riferire con carte anche le cose che stanno facendo. Ma tu ti tira le fuori, poi vai alla magistratura. Siccome tu sei pratico del tribunale, vai al tribunale di Cosenza e denuncia. No, tu sei pratico del tribunale. No, io no. Mio caro, io ho fatto l'assessore. Per tua conoscenza, io ho fatto l'assessore. Non sto offendendo, sei tu che stai offendendo me. Sei tu che stai offendendo me. Mi hai chiamato inadeguato, incapace, senza scuola, senza cultura scolastica. Io ho fatto la storia pubblica della Calabria e dico dei sindaci ecco, un grande inganno. Me fai finire di parlare. Prego Luigi, un attimo Mario, siccome stai parlando tranquillamente, nessuno ti sta censurando. Vai Luigi, siccome prego. Siccome stai spostando l'asse un'altra volta. Non sto spostando nessuno. E tu in questo sei bravo. Come non ci riesci? Chiaro. Perché io quindi ti sto domandando. Non ti sto offendendo. Rispondo che tutti sanno chi sei tu. No, e che sai? Dimmi quindi che sanno di me. Ma non puoi lanciare le cose. Ma dimmi che sanno di me. Con il Partito Socialista, un dipendente della Sorica. Questo fa politica con un dipendente eletto. In consiglio comunale di Cosenza, Carolino, valla a comprare. Aspetta, allora chiariamo un buco. Eletto nel consiglio comunale, un dipendente della Sorica. È vero questo. Chi è il dipendente? È vero, non è tutto vero. Chi è il dipendente della Sorica? Ma ascolta, stai dicendo una cosa grave. Mario, scusa, chi è il dipendente della Sorica? Io faccio nome e cognome. Allora, anzi, non lo faccio per rispetto alla persona. No, perché qual è? Sei un consigliere comunale. Non c'entra la persona. Il consigliere comunale di Cosenza si chiama Anna Fabiano. Cos'è? È dipendente della Sorica? Dipendente della Sorica. Perché? Uno che dipende dallo spazio si può candidare. Assolutamente, si può candidare. Ma vuol dire, è candidato in voto incarnato che... il Partito Socialista, ma che stai sempre socialista stato, ma che stai dicendo? Ma stai dicendo una cazzata, lasciamo perdere, perché ripeto, allora io ti sto dicendo una cosa una volta davanti al dottore Polimeno e ti prego di attenere tal problema, mi devi dire se hai le prove che la Sorical o io o Oliverio abbiamo tolto l'acqua a Cosenza, sì o no? E se hai le prove, una alla volta, per favore, a casa non capiscono nulla, una alla volta, le devi tirare fuori, non devi fare chiacchiere. Anzi, conosciuto, sono state ridotte le chiacchiere, vanno a zero. Queste perdite dovevano essere invece ridotte per un appalto che ha fatto la Regione Calabria. Non mi interessa, non mi trascinare nella vicenda che non mi interessa. Tu mi devi spiegare a me
se è vero un che attimo, Cosenza Mario. Perde per 70%. Ho spiegato, guarda, è ho vero spiegato no? Già quello che no, no, mi devi rispondere. È vero che Cosenza ha 70% di perdite, sì o no? E non è che è vero da 50 anni. Ti faccio vedere, una perdita, una che ne ho fatto filmare. È vero da 50-60 anni. No, 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 non è vero. Aspetta, ferma, non ti occupare. Queste perdite da 70, io le ho ridotte. Bene, 70, questo è quello che sta accadendo. Lascia le immagini in merito al dibattito di ieri che ha coinvolto tutta la Calabria. Allora, è vero o non è vero? Il 70% di perdite, Mario Chiuto dice che le ha ridotte al 50%. Questo è il dibattito ieri. Ti andiamo in studio e diamo la possibilità ai calabresi e ai cosentini di chiamare, visto che molti non hanno avuto la possibilità di farlo ieri perché è stata veramente piena la trasmissione. Sentiamo la città di Cosenza, sentiamo i cosentini, visto che ieri solamente 3 telefonate abbiamo potuto passare perché siamo stati presi dai vari filmati, dalle interviste, dalle cose che possiamo poi riproporre eventualmente. L'intervista anche di Morcavallo, eventualmente di Covelli, per capire e raggruppare un po'. Ma voglio sentire il popolo, la gente che sta a casa e vive il problema. Qual è la verità? E la verità, al di là di quello che ha detto Chiuto, di quello che ha detto l'opposizione, al di là di quello che ha detto il commissario straordinario, la vogliamo sapere da chi segue Articolo 21, dal popolo. E loro sono coloro che votano, che pagano le tasse, che pagano l'acqua e hanno diritto a parlare. E allora agli amici di Cosenza e della Calabria, chi vuole intervenire in merito a Sorical, potete chiamare e intervenire e dire l'acqua c'è o non c'è, il problema sussiste o non sussiste. È un problema da 30 anni, 20 anni, ieri ha chiamato un signore da Via Roma, dice sono 30 anni che la storia è questa. E allora... ha ragione il sindaco, ha torto il sindaco, ha ragione Incarnato, la Sorica. Vediamo un attimo cosa dice la gente da casa. Pronto? Pronto? Chi parla? Dottor Polivelli, sono Angelo Giorno. Angelo, parrucchiere per sì, signora. Angelo, allora tu sei un parrucchiere e devi dirmi allora, l'acqua. Allora, io vorrei acqua. Dire solamente al sindaco Ciuto. Sì. Cioè, ad Incarnato non gli dico niente perché l'ho pure votato ad Incarnato. Perché io c'è si è rappresentato a Lusso, al mio paese, ma io sì. Sono di Cosenza. Sì. Allora, Viale della Repubblica. Viale della Repubblica. Ah, ce l'abbiamo le immagini anche Viale della Repubblica. Spettacolare. Io voglio parlare con il sindaco, direttamente al sindaco. Vai. Al signor Occhiuto perché l'abbiamo votato. Io l'ho votato. Bene. Allora, Viale della Repubblica è una cosa vergognosa. Invece di litigare in televisione, cioè... di venire a vedere che cosa c'è, acqua non ce n'è, c'è una fontanina via della Repubblica che c'è qualche vecchietto per andare a bere e non ne trovano mai, c'è il signor Occhiuto, cioè, ha visto quello che c'è in via della Repubblica, l'acqua che manca dalla mattina alla sera. Bene, la domanda, scusami però, quello che ieri avete seguito tutti il dibattito tra Occhiuto, Guccione, quelli che sono intervenuti e lo stesso Incarnato. Ora io le chiedo, Angelo, lei è un parrucchiere, da tanti anni stimato, voluto bene da tutti a Cosenza. Ora, l'acqua in questo da quanto tempo manca e qual è il problema secondo lei? Stamattina non c'era stata, non c'era mai la mattina acqua. A che ora c'è l'acqua? L'acqua viene certe volte la notte, io ho messo un serbatoio perché cioè, io sono rimasto una Angelo... con 10 persone da lavare e mi sono talmente arrabbiato, cioè il sindaco dovrebbe camminare lui per Cosenza. Scusa però Angelo, ascolta, io voglio sapere al di là delle critiche che farete... Acqua non ce n'è a Via la voglio Repubblica, sapere, acqua, acqua c'è o non c'è? No, non c'è, non c'è. Non c'è acqua. Da tutta la giornata manca l'acqua, Viale della Repubblica? Delle volte sì, delle volte arriva in una solo la notte. Allora, da quanto tempo? Io ho l'autoclave, allora piano piano c'è. La domanda è questa. Però c'è gente non è che tutti possono avere Da quanto tempo sussiste il problema? Sempre. Da sempre. Un mese, 15 giorni, da quanto tempo? Questo problema da quanto? Quanto tempo? Io sono 15 o 20 anni che sono a questa roba. Quindi 20 anni? Vergognoso. Poi c'è quella villetta
che c'è una fontanina. Però chiedo scusa, Angelo, chiedo scusa, ma i sindaci precedenti a Occhiuto, lei mi parla di 20 anni, tu mi parli di 20 anni, vi siete lamentati? Ma questa è una storia vecchia dell'acqua, non è che possiamo dare tutto ad Occhiuto la colpa. Vi siete mai lamentati nel passato? Io sempre. Cioè, delle volte il telefono al comune mi risponde, delle volte non mi rispondono proprio, delle volte mi chiudono il telefono. Cioè, Occhiuto dovrebbe prendere un pochino la bacchetta. Benissimo, Angelo, grazie alla telefonata. Abbiamo capito, la bacchetta per bacchettare chi non risponde al telefono. Ho capito, benissimo. Andiamo ancora avanti, sentiamo altre. Poi sentiamo, perché tra l'altro, mentre ero nella conferenza stampa di Guccione, ho incontrato uno che, diciamo, è sempre sulla strada, perché, diciamo, the people, incontra il popolo, parla con la gente, è a tu per tu con la gente. Ho incontrato precisamente Roberto Sacco, ho sentito un po', ha fatto una battuta, cosa mi ha detto? Roberto, tu sei stato nella precedente consigliatura, sei stato presidente di commissione? Sì, sono stato presidente della commissione lavori pubblici, comune di Cosenza, e diverse volte ci siamo occupati di questa problematica dell'acqua, specialmente con dei sopralluoghi. A dire la verità è un problema che c'è da 40-50 anni a Cosenza, e che comunque negli ultimi periodi si è accentuato. Ma perché si è accentuato? C'è un problema di rete che sta perdendo ancora di più, e che è di lavori, però anche di risorse che si sono perse, dice Occhiuto. Sicuramente, però Occhiuto durante la sua campagna elettorale ha fatto un cavallo di battaglia dicendo che aveva risolto il problema dei cosentini con il 70% dell'acqua in più. L'acqua arriva perché Sorical, nonostante 5, 6, 8 milioni di debiti che ci sono, comunque sta continuando ad erogare. E la città di Cosenza, rispetto a Catanzaro, Reggio, è quella che soffrisce di più dell'acqua. E noi abbiamo notato che ci sono diverse condetture che fanno veramente, ormai sono un colabrodo, l'acqua si disperde, almeno il 60% dell'acqua che arriva. Che giri in strada, perché mi dicevano prima che vedi, valuti, ci sono queste perdite? Sì, noi l'abbiamo viste, valutate, acqua che direttamente vanno poi a finire nelle fogne, ma sono grossi flussi. Ci rendiamo conto pure dal fatto che a volte le strade sono così dissestate perché c'è questa presenza di acqua che è fuori. Ha detto che due denunce fatte per due perdite sono mesi che non sono state riparate. Ecco, è un fatto anche di intervento immediato da parte del Dipartimento? È possibile che una squadra d'emergenza, i famosi cantonieri, gli operai, non intervengono subito per un fatto del genere? Ma Cosenza non è attrezzata per questo tipo di lavoro, ecco, pronto intervento. Ecco, magari invece di spendere soldi in altre cose che sono pochi utili, e che attrezzare, o in questo caso dare veramente un affidamento a una ditta seria e competente di poter fare un monitoraggio completo della città. Poi una cosa che è antipatica, e la voglio dire pubblicamente, è questo fatto che l'acqua viene dirottata in alcune zone di Cosenza a discapito del centro. E questo sarebbe una cosa veramente brutta, perché ci sono zone, ecco, di Cosenza che l'acqua ce l'hanno, mentre il centro è rimasto a secco. Ecco, il centro è rimasto a secco, per centro si intende Corso Mazzini, via Montesanto, tutte le zone legate al centro, diciamo, della città, ma credo che sia riguarda anche il centro storico di Cosenza. Vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto? E Cadolarina, richiamate? Ragazzi, sempre pronti e attenti. E allora, sentiamo un po'. Vediamo un po' chi è in linea. E poi andiamo avanti con la trasmissione, anche perché c'è stato un pezzo degli aeroporti, che poi ritorneremo sulla puntata di lunedì, anche perché ci sono state molte richieste e molte telefonate anche da Reggio Calabria. Sentiamo, ce l'abbiamo? Pronto? Allora, andiamo in pubblicità o cosa facciamo? È pronta? Pronto? Pronto? Buonasera,
Chi è lei? Pronto, signor Polimeni. Deve parlare più forte al telefono, l'avvicini. Sentite. Prego. Siamo in Viale della Repubblica. Viale... Chi è lei? Lei chi è? Mi chiamo Aldo Granata. Aldo Granata. Prego, Aldo. No, le fesserie non ti devono dire, perché il signore di prima ha detto una grossa fesseria. L'acqua arriva dalle 5:30 in poi, alle 9:30 se ne va. Cioè, le vuole dire che il signor Angelo, il parrucchiere, il signor Angelo ha detto una sciocchezza? Secondo me non ti è collegato bene con gli orari dell'acqua. 5:30, 9 del mattino c'è l'acqua? Dalle 5 in poi arriva, però poi alle 9 se ne va. Probabilmente lui apre il negozio di parrucchiere alle 9, e quindi dalle 9 alla chiusura può darsi lui non acqua. E torna a che ora no, dopo le 9? No, parlo di alle 5 di mattina. Sì, sì, ho capito, sì, ho capito che ha detto dalle 5 del mattino, l'ho capito. E a che ora ritorna la sera? No, non viene più, ci vuole il secondo giorno, sempre alle 5. Cioè, dopo le 9 del mattino tutta la giornata se ne parla il giorno dopo. Non c'è più. Ah, ecco. E quindi io abito proprio vicino all'ospedale, vicino all'obitorio. Ho capito, vicino all'obitorio. Benissimo. Dove il caos aumenta di tante cose. Ok, grazie amico Aldo Granata, grazie. Ecco, tutta Cosenza, ma la Calabria, abbiamo parlato di Sorica, abbiamo parlato di acqua e sapete benissimo che è un bene di tutti l'acqua, no? C'era un referendum c'è stato un referendum per l'acqua pubblica e non privata e quindi l'acqua appartiene a tutti, è un diritto ed è giusto che non solo si paga, bisogna avere il servizio, però è normale che dobbiamo capire tutte le problematiche che ci sono anche in una città, se per 60 anni non si fa nulla in una città, è normale che poi alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Dopo la pubblicità noi torniamo in diretta con Articolo 21. Freeze. Vecchio amaro del capo. L'italiano più amato. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria. Specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, foto ottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria, risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui 5 Frondi, presso il centro commerciale I Portali, Corigliano Calabro. Expert Calabria, il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria. La storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Panificio Fratelli Mancina, San Giovanni in Fiore. Dal 1962 sforniamo con amore e passione prodotti di elevata qualità, come il pane, l'amico di tutti i giorni, fatto secondo antichissimi procedimenti, cotto su pietra e rigorosamente a lievito naturale. È meta ideale per gustare tutte le specialità che ogni giorno prepariamo, dolci tipici e salati. Particolare attenzione è rivolta alla produzione del nostro dolce tipico per eccellenza, la pitta impigliata.
è un dolce povero con ingredienti della tradizione contadina. Ha importanti proprietà anche dal punto di vista salutistico. Contiene le noci, che sono ricche di acidi grassi polinsaturi, denominati grassi buoni, che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Contiene succo di arance, ricco di antiossidanti, e aromi come chiodi di garofano e cannella, che oltre a conferire una notevole nota, hanno importanti proprietà preventive e nutritive. È quindi un mix di ingredienti naturali che, oltre a creare un alimento gradevole e gustoso, determina l'assunzione di elementi essenziali per mantenerci in salute. Dolce unico al mondo. Fratelli Mancina SNC, via Panoramica 83, San Giovanni in Fiore, Cosenza. Info 0984 99 23 18. www.panificiomancina.it. Naturium, cibo e natura, o meglio, bio per tutti. William, cosa ci proponi? Sì, esatto, l'assortimento più vasto al prezzo accessibile. Partiamo dai latti e le gallette, latti vegetali, abbiamo i yogurt, le alternative per vegani e vegetariani, la frutta fresca con scarichi giornalieri, solo e esclusivamente biologica, tutta tracciabile italiana. Abbiamo anche i semi, la frutta secca, per poi passare al reparto colazione con biscotti, fiocchi, riso, succhi e marmellate. Veramente ce n'è per tutti, i grani antichi, la pasta e le farine, e da poco abbiamo introdotto anche il pane fatto con farine calabresi, macinata a pietra e cotta a forno a legna. Abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi, tutto esclusivamente certificato biologico. E adesso dove mi porti? Ora Lino, ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza, marchio Natura Si. Andiamo. Voglio andare a vivere in campagna, ah, ah, sento la cudilla che mi avvampa, ah, ah. Buongiorno signor! E tu che facca? Vieni! Che faccio qua? Voi che cosa state facendo con questa spazzatura a st'orario? A spazzatura non si etta stura, sono 8:30, entro le 6. Mamma, ma guardavi l'orologio, ma che ci cacca gli etta di qua? E poi non si mente da così a spazzatura, c'è sono i secchielli, c'è sono i gatti. I gatti servono per la spazzatura, non mi metti i pinzi dei panni. Tutta la spazzatura dai secchielli, sulla plastica vanta a busta. Oh. Ho capito, ma se uno non ha un secchiello, tu hai niente la spazzatura. Signora mia, i secchielli se non laviti, andate a Viale Isonzo, numero 222, e vi daranno tutto. E vi daranno pure tutto, le istruzioni come avete fatto. Piano piano, mi dicesti, in Viale Isonzo 222. Ho capito, ma va buono. Sì, allora... Signora mia, pensate una cosa. Sì. Chi si è ucato? Si mi chiamava Fabio, stura era Fabio Concato. Stocco e Stop, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità, in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. Bene, torniamo in diretta con gli amici che ci seguono, ma anche io veramente sono felice perché, guardate, spesso dice chi c'è a casa che guarda. A casa che guarda ci sono, noi siamo un popolo di anziani, sapete che il popolo
italiano è il secondo più anziano nel mondo. Chi c'è davanti al televisore? Quando dico abbiate rispetto per i meno giovani, perché davanti al video ci sono, non dico che gli over 50 sono anziani, però dagli over 50 ai 100 anni ci sono tantissime persone che sono lì, che ci stanno guardando. Io ringrazio tutti quelli meno giovani, però che sono sempre grintosi come Lino Polimeni, che fa questa battaglia giornalmente, che mi seguono, che sono dall'altra parte. E ho grande rispetto di questi telespettatori che vengono considerati gli anziani o i nonni solo quando qualcuno si avvicina per il voto o per altri. Ti raccomando, dicono i nipoti, nonna, votalo che questo lo conosco io. Poi arriva il genero, dice mamma, papà, votalo perché questo lo conosco io. E tutti gli chiedono di votare, 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 e loro si fidano dei parenti più stretti. Questo lo deve fare a me, perché appartiene a me, compare mio. E poi è un farabutto, può darsi probabilmente anche questo. E di fronte a tutte queste nonne e nonni che ci sono, noi li salutiamo con affetto, ma ce n'è una in particolare, ed è una bambina che scrive, perché accanto alla bambina c'è la nonna, e scrive da Reggio Calabria. Dice: salve signor Polimeni, mi chiamo Martina Bonarrigo, ho 11 anni, faccio la prima media, istituto complessivo Galluppi, con Lodi Bevacqua, guardo sempre la vostra trasmissione con mia nonna. Un bacio alla nonna e a tutte le nonne, perché le nonne sono buone per fare la babysitter, e la nonna è lì bella a fare i compiti con la nipotina, a dare da mangiare quando mamma e papà sono impegnati col lavoro, vanno via. Vi ho mandato, dice, questo messaggio per fare un appello. Io faccio sport da quando ero piccola, e lo fa pure mio fratello, parlo in nome anche di mio fratello. Noi non ci possiamo più allenare perché mio fratello faceva basket allo scatolone di Reggio Calabria, quello scatolone accanto allo stadio, appunto. Ma ora che ci sono gli immigrati, lui non si può più allenare. Io faccio ginnastica ritmica, la faccio ancora, ma ci sono dei problemi. Prima nella palestra Botteghelle ci allenavamo solo noi, ora ci sono più squadre e noi lavoriamo in uno spazio molto piccolo. Ma prima avevamo tutta la palestra a disposizione. Quando ci allenavamo per sottofondo tre squadre di basket. Dopo che finiamo l'allenamento dobbiamo subito sgombrare, perché ci sono i ragazzi grandi che fanno basket e non stanno attenti. L'altra volta, dice Martina, hanno preso una mia compagna in testa con la palla e mi hanno sfiorato, e quindi ho rischiato anch'io. La squadra di mio fratello si allena ancora, ma mio fratello non va perché è troppo lontano per noi. Si allenano a Pellaro, noi abbiamo solo una macchina, quindi ci viene un po' difficile andare. Io ho detto tutto, spero che leggerete questo messaggio, e vi chiedo un'ultima cosa: aiutateci a fare sport per bene a me e a mio fratello. Cordiali saluti, Martina Bonarrigo. Ciao Martina. Ciao a tuo fratello, ma principalmente tua nonna, che ti fa guardare questa trasmissione, che sicuramente educa al diritto alla libertà e al diritto allo sport, ma educa anche al rispetto del prossimo, perché adesso noi applichiamo l'articolo 21 sulla libera manifestazione e libero pensiero. Poi ne approfitto, a proposito di nonne, per salutare una telespettatrice di Squillace, e la nonna Anna. La nonna Anna la chiamano la guardiana del faro. Ecco, lei che controlla e guarda mentre cucina, dice che guarda articolo 21, mentre fa le faccende guarda articolo 21, mentre va a letto con articolo 21. Mi spiego meglio: la nonna Anna va a letto e si guarda anche la replica, che va dalle 21:30 alle 23:30. Ciao nonna Anna, ma vale per tutte le nonne che non conosciamo, ma che sono lì a stimarci e che ci vogliono bene e che apprezzano nel bene o nel male, malgrado le difficoltà che abbiamo giornalmente di fare televisione. Sentiamo chi ha il telefono. Pronto? Pronto Lino, buon pomeriggio. Pasquale da Trenta. Provincia di Cosenza, Trenta. Pasquale, sì. hai seguito anche ieri, perché tu ti eri prenotato ieri per parlare. Sì, mi ero prenotato ieri, io ti seguo tutti i giorni, tu lo sai. Grazie. Ma ieri ho assistito veramente più che a un incontro per risolvere un problema, a un incontro politico, perché qui ci sono
delle beghe vecchie tra politici. Noi sul territorio qui a Trento abbiamo lo stesso problema, adesso di meno, ma negli anni passati avevamo lo stesso problema di Cosenza. Sì. Il problema è che noi abbiamo delle vasche che non bastano, Lino, perché noi la Presilan, tu come ben sai, dipendiamo anche da un serbatoio che è a Verticelli, la parte alta di Casole Bruzio. Abbiamo serbatoi obsoleti, Lino, che fanno schifo. Senti Pasquale, ti leggo, ascolta, sì. Pasquale, ti leggo questo messaggio che mi è arrivato poco fa, ma anche sì, per fare sì, chiarezza, sì. Perché ieri non abbiamo potuto dare voce al popolo, oggi vogliamo dare voce al popolo di Cosenza, perché siete voi che raccontate più degli altri e fate capire meglio quali sono i vostri disagi. Nel comune di Cosenza, dice questo messaggio, zona 100, l'acqua è sempre mancata da 30 anni circa. È pacifico come vi sia una strumentalizzazione politica da parte chi rappresentano ed ancora rappresenta la storia negativa di questa terra. Fin anche i cinghiali e gli evasori fanno i moralizzatori senza un minimo di vergogna. Io non so a che si riferisce come cinghiali, però credo che non lo so, però voglio dire, però diciamo la verità, noi al di là dei cinghiali o non cinghiali, senza e con, noi vi raccontiamo la televisione, noi non facciamo parte dello schieramento, vogliamo capire il disagio, chi lo vive il disagio lo vivono i signori che sono a casa, i cosentini. Vai Pasquale. Lino, bisogna uscire anche da questa gestione privata, della Solica, al metà Solica, al metà. Ci vuole un tavolo di trattative serio. Noi abbiamo giovani idraulici, ingegneri idraulici che sono a casa, disoccupati, no, e chi occupa i posti che non dovrebbero occupare. Io ieri ho detto una cosa interessante, ho chiuso, e mi dispiace ripeterla. Cosa ha detto? La Solica, come altri enti, sono serviti solo a occupare i posti per una campagna elettorale negli anni passati. E questa è la verità, Rino. I giovani laureati sono a casa e non se ne può più. Bisogna mettere mano agli impianti, Dino, agli impianti e alla distribuzione anche dell'acqua. Ecco, questo tu, volevo dire. Tu mi insegni anche che avere, come dicevano tutti quanti, laurea, ci vuole anche l'esperienza sul campo di quello che è il mestiere, ci vogliono tecnici validi e seri. Assolutamente, quindi così ci vogliono, non possiamo mettere a un medico, non so, un primario, un ingegnere di idraulico, sì, viceversa, o il veterinario, cioè come il veterinario che l'abbiamo messo ai teatri, no, per far capire, no, ho capito cosa vuoi dire, sì, ma noi siamo qui perché grazie Pasquale da Trenta in provincia di Cosenza. Ecco, io volevo dire agli amici e tutti quelli che ci stanno seguendo, potete chiamare per qualunque cosa, volevo dire alla signora di Nicotera in merito alla battaglia dell'ASP che noi non ci siamo dimenticati e che andremo, spero questa settimana, massimo lunedì, anche perché domani vediamo se riesco, voglio il problema dello scatolone è una cosa indecente, quella che ha descritto Martina da Reggio Calabria, ci sono immigrati minorenni che vivono in condizioni pessime, che secondo me hanno sbagliato a metterli lì dentro, nel centro della città, nel cuore della città, sul viale Calabria, in quelle zone lì, è veramente una cosa indecente, ma con tutto il rispetto per i minori, senza fare razzismo, però io vi dico la verità e ve la dico con tutto il cuore, ma sto fatto di essere puritani, di essere di non essere razzisti, e poi alla fine nessuno sopporta più questa situazione. Io scommetto qualunque cosa che su 100 calabresi 98 non sopportano più questa situazione degli emigrati in Calabria. Io sto dicendo che nessuno sopporta più questa situazione, perché nel dramma sono i calabresi e gli italiani. Pronto? Buonasera. Chi parla? Buonasera, chi è? Mi chiamo Antonio. Senta, Antonio da dove? Antonio da dove? Cosenza. Antonio, prego. Senta, io volevo dire qui, io vi seguo tutti i giorni. Grazie, caro. Vi voglio chiedere a voi, che siete più preparati di me. Innanzitutto, come mai non interviene il prefetto a Cosenza per questa situazione? Vi volevo chiedere questo. Un attimo, di solito mi scusi, gli rispondo. Sì. Il prefetto risponde. È il palazzo del governo, l'uomo che rappresenta il governo in città, e Sua Eccellenza il prefetto interviene in un caso, interviene se c'è l'emergenza e l'ordine pubblico. C'è inteso che se non c'è una protesta in atto, non scende la città in strada, non ci sono delle proteste e
diciamo, sia la Sorical che il Comune troveranno un punto d'incontro per risolvere il problema, fino adesso non ci sono quelle emergenze di ordine pubblico dove praticamente possa intervenire Sua Eccellenza Tomao, che è il prefetto di Cosenza. Non ci sono i termini, anche perché non è che siamo in mano a dei pazzi folli. Uno è il sindaco, che Mario Chiudo, l'altro è Incarnato, e quindi cercheranno di risolvere. Ho capito però con tutto rispetto, ma ieri avete visto durante la trasmissione, cioè io da cittadino, no, mi sono sentito mortificato, cioè sembrava una lite fra bambini, perché qui la realtà qual è? Qua le cose vanno viste indietro, qui c'è il rancore, c'è una guerra, qua non si la realtà è che non si pensa a nessun cittadino, ci sono altre lotte che sanno tutti, che sappiamo tutto ormai, ma ormai sono questioni che si tirano indietro da anni, da anni. Qua non è più una cosa, mo c'è la scusa dell'acqua, poi c'è la scusa di un concerto di Capodanno, poi ci sarà la scusa di un lungo fiume, c'è sempre la scusa per l'itice, cioè, ma noi cittadini stiamo andando di sotto. Dite voi, avete ragione. Perdonami. È una vergogna. Io ero assistito a una vergogna. Ma io gliel'avevo detto, sia Incarnato che Occhiuto, state sbagliando a questo scontro in questa maniera. Infatti, se vedi nelle immagini, io. Però scusa, un linguaggio, no? Proprio tipo delinquenziale, proprio non hanno tenuto conto che c'era gente che seguiva da casa, che c'era il cittadino. Allora, la verità, forse loro il cittadino lo reputano zero, però dico un po' di gente che è in televisione. Bene, tutto. Torno in studio, voglio chiederti una cosa adesso. Allora, sì. Il problema dell'acqua, adesso io cerco di essere obiettivo come sempre. Prima di Mario Chiuto c'era Perugini. Ora io mi chiedo, la responsabilità è di questo sindaco o la responsabilità ricade sui 60 anni di una rete idrica disastrata? Ora, al di là dell'opposizione. Questo sindaco non c'entra nulla. No, un attimo, scusa Antonio, siccome io sono libero e il mio pensiero io cerco di moderare, cerco di raccontare. Ora, mi dicono e lo conferma anche Enrico Moncavallo. Mi mandi un attimo Enrico Moncavallo, per favore, un attimo. Enrico Moncavallo che è l'opposizione, in questo caso da libero pensatore, l'avvocato Enrico Moncavallo, che è un eccellente professionista, io voglio mandare in onda, è una persona veramente squisita, di grande educazione nei nostri confronti, voglio mandare Enrico Moncavallo e sentire cosa dice in maniera obiettiva, e lo dice l'opposizione. Ce l'abbiamo? Grazie. Enrico Moncavallo, consigliere comunale del Partito Democratico, sì, o la lista del sindaco di Guccione. Guccione. Grande Cosenza. Diciamo Grande Cosenza sinistra, è quella che sostiene il candidato a sindaco, che era Guccione. Bene, conferenza stampa legata al problema dell'acqua. Sì. Ascoltando quello che abbiamo detto prima in conferenza, ascoltando quello che ha detto Guccione, quello che hanno chiesto tutti quanti, c'è una responsabilità che nel tempo. Allora, dottore Palimeri, intanto io la ringrazio e se lei mi consente io dovrei leggere, proprio per chiarire a me stesso e a tutti i telespettatori, quello che è il regolamento, quello che c'è il regolamento della Sorical, che è molto chiaro. Il terzo punto, senza leggere tutto, sì. L'acqua viene dunque trasportata da Sorical fino ai nodi terminali dei predetti schemi idrici regionali di grande adduzione ed ivi consegnata agli utenti comuni, che provvedono poi a distribuirla al dettaglio ai cittadini. Quindi questo è il regolamento della Sorica. Arriva fino al rubinetto del comune e poi lui distribuisce. Il comune provvede alla distribuzione nel dettaglio ai cittadini. Cosa è successo? È successo questo, è successo che io dico, a prescindere da quelli che sono le bandiere politiche, gli orientamenti politici, qui non c'è né destra né sinistra, dottore Polimeni. Qui, come lei ha sempre sostenuto, ci vuole chiarezza e ci vuole terzietà e imparzialità. Qui ci vanno di mezzo i cittadini. Il problema dell'acqua a Cosenza, credo che c'è da. Io ancora dovevo nascere, saranno 50 anni. 40 anni prima con Guccione, esatto, conferma. Io non si è mai messo mani. Non si è mai messo mani. Io ho avuto modo di vedere le condutture dell'acqua di Cosenza, sono dei colabrodi. Ma la colpa, ovviamente, in questo caso ricade su Occhiuto, ma ricade su tutti i suoi predecessori. Cioè, sono stati 50 anni. Sei consapevole che ci sono 40 anni, 50 anni? Si sono alternati sindaci di destra, sindaci di sinistra, ma nessuno ha mai risolto il problema dell'acqua. Quindi...
nessuno ha mai risolto il problema dell'acqua. Obiettivo, vero, Enrico Morcavallo, dice destra e sinistra, tutti i sindaci negli ultimi 60 anni, 50 anni, è arrivato, è normale che dopo 50 anni ricade nelle ultime legislature Perugini, Occhiuto, ed è normale che questo signore adesso, io non voglio difendere Occhiuto, perché a me, io prima di tutto non devo dare conto a nessuno, ma devo essere obiettivo, non può ricadere, lo dico, poi bisogna vedere la responsabilità incarnato, acqua, non acqua, con Guccione abbiamo parlato, l'abbiamo sentito anche, eccetera. Però se c'è un disastro della rete idrica, va risolto il disastro della rete idrica, e questo è il problema. Ora bisogna vedere, ci sono le risorse, ci sono i soldi, Antonio, questo è il punto. E allora io credo, ma secondo te, ora ti pongo una domanda, un sindaco, come dicono che sta lavorando molto, e qui lo vediamo, per quanto riguarda il centro di Cosenza, che sta facendo un salotto, sta creando grande attenzione al centro, lui stesso che ci tiene molto anche al centro, tu pensi che lui desideri che manchi l'acqua al centro? Per lui è un karakiri, per lui no, si prende a pugnalati tutti i giorni. Assolutamente oh. Parla una persona che ha sempre votato a sinistra, e adesso questa attuale della sinistra mi hanno fatto odiare la sinistra. Io non sto chiamando per criticare Occhiuto, io sto chiamando che ieri innanzitutto il problema non si risolverà ancora di qui altri 5-6 anni, e poi voi lo riprenderete. Io sto chiamando proprio la puntata di ieri, quei toni minacciosi, specialmente incarnato. Ecco, non ti è piaciuto il tono? Si sta scendendo. Però un attimo, io sempre in maniera obiettiva, secondo l'arrabbiatura di Incarnato, perché Occhiuto lo ha offeso, secondo quello che dice Incarnato, sul personale, e se secondo quello che ha dichiarato anche tre giorni fa, sempre per essere obiettivo, nella conferenza stampa, Occhiuto ha parlato di complotto, e nel complotto dice che c'è dentro anche Incarnato, l'ha accusato di mille cose tutta la settimana, ed è normale che Incarnato in questa trasmissione, che la ritiene la più importante insieme a Occhiuto della Calabria, hanno voluto chiarire la loro posizione, ma non si è chiarito perché hanno fatto di fronte all'opinione pubblica un qualcosa che veramente mi ha messo in difficoltà anche nella conduzione, e rimanere imparziale, perché veda, io ho fatto uno speciale lezione a Cosenza di Italian Hotels, rimanere imparziale, perché cosa pensano? Intanto lo sanno benissimo che dietro di me c'è solo il mio articolo 21 e che non c'è nessuno sponsor politico, perché della mia libertà pago il prezzo tutti i giorni, quindi non gli consento a nessuno che possa pensare minimamente che dietro di me ci sia qualcuno. Dietro di me non c'è nessuno, io attacco destra, sinistra, centro, chi sbaglia viene attaccato, chi fa bene viene premiato, destra, sinistra o centro. Io sono fatto in questa maniera, parlo chiaro, parlo un linguaggio che non parla nessuno purtroppo nell'informazione. Bisogna essere chiari, determinati, bisogna pensare all'opinione pubblica e alla gente, poi forse se c'è qualcosa pensi anche per quello che è il tuo progetto, ma noi diamo sempre voce a chi non ce l'ha, ecco, rimettendoci sempre in prima persona, dimostrando la mia libertà e anche la mia testimonianza, anche negli attacchi ultimi che ci sono stati anche nei confronti del Presidente della Regione. Sulla mia indipendenza l'ho dimostrato quando c'è stato anche l'attacco, c'è stato uno scontro duro, e a me è dispiaciuto molto anche di questo scontro col Presidente Oliverio. Quindi sulla mia indipendenza e libertà, però non consento che nessuno derubi questa Regione, non consento che nessuno possa offendere l'intelligenza dei calabresi. Nessuno deve offendere l'intelligenza dei calabresi. E quando c'è stato lo scontro con Oliverio, c'è stato perché noi ritenevamo che l'intelligenza dei calabresi era offesa da alcuni atteggiamenti. La cupola. Grazie. La cupola è questa. Questa è la cupola. Questa. No, queste sono persone, che stanno governando la Regione. Grazie della telefonata e andiamo avanti. Allora, noi vogliamo, come sempre, confermare quello che bisogna dire attraverso questa trasmissione. Noi, della nostra libertà, lo ripetiamo, lo ribadiamo. Poi è normale. Non posso piacere a tutti quanti, per qualcuno sono antipatico, qualcuno ogni giorno si prende a frustate per il successo di questa trasmissione, qualcuno vive di invidie, quelle invidie che uccidono, perché io voglio dire anche ai tanti colleghi che l'invidia è una malattia, attenzione ragazzi,
il vostro insuccesso, la vostra incapacità non la devo pagare io se sono capace di andare in onda da 33 anni producendo i miei progetti televisivi. Il vostro veleno, cattiveria o quello che sia, io non ci posso fare nulla se voi siete incapaci dei vostri problemi e se vivete, un attimo la diretta, e se vivete i problemi che vivete e se siete disoccupati, prendetevela con chi vi gestisce, con i vostri editori, con il vostro ordine dei giornalisti, con i sindacati dei giornalisti, prendetevela con chi vi sta tenendo in queste condizioni. Ma ho detto oggi una cosa a un giornalista al telefono, ho detto una cosa e dico anche il nome di questo giornalista perché eravamo al telefono oggi con Paolo Giura. Quando si parla tanto di battaglie, e lo dico perché io non ho nulla da nascondere, e io mi scialo quando posso parlare così, io quando parlo così è una cosa che mi riempie il cuore, quando dico le cose come stanno. Ecco, nella telefonata che ho detto a Paolo Giura, ho detto: ma qua parlate di giornalisti d'azione, giornalisti di qua, pronti a sparare con l'azione dei giornalisti. E io ho detto: siete talmente d'azione, io ho detto a Paolo Giura, che quando dovete difendere i vostri colleghi che sono disoccupati alla fame, nessuno parla di fronte al disastro, alle raccomandazioni che altri utilizzano e allo scavalcamento che c'è nei posti dei giornalisti. Ma vi devo difendere proprio io ho detto Paolo. Voi che in pratica vivete con delle condizioni misere economiche, c'è l'80% dei calabresi giornalisti disoccupati, ma non solo, altri non vengono pagati. Io ho detto, Paolo, se dovessi scattare le foto mentre io giro in tutta la Calabria dove ci sono quelli che intervistano, io sono amministratore delegato della società con la quale noi andiamo in onda e siamo produttori televisivi. Ecco, quando io voglio vedere queste persone, vorrei scattare la foto a tutti quanti. Dopo che scatto la foto in tutta la Calabria, di quelli che si presentano alle conferenze stampa, di quelli che vanno a intervistare, quelli che scrivono sui siti, su internet, tutti quanti. Vorrei chiedere quale tasse pagano, dove risultano che lavorano, dove stanno lavorando, qual è lo stipendio che prendono o se stanno lavorando in nero. Lo vorrei chiedere e io ho detto che mi divertirò a scattare le foto di tutti quanti, ma neanche un 20% c'è sistemato che lavora, gli altri sono veramente disperati. Allora parlate della difesa, difendetevi se avete il coraggio, uscite gli attributi, non aspettate la famosa frase che utilizziamo noi, lascia fottere polemene, potete avere bisogno, e allora arrangiatevi, rimanete così, perché può darsi che un altro collega prenderà il posto nella struttura della regione, presso un consigliere regionale, presso un baraccone, prenderanno i famosi posti da detto stampa. Ma non mi devo difendere io, siete voi che non siete in grado di difendere neanche voi stessi, e ve la prendete con chi lavora, con chi fa questo mestiere e lo fa da tanti anni con onestà, pagando, contribuendo a quello che è l'informazione, sostenendo l'informazione. Io la sostengo l'informazione. Noi siamo un servizio pubblico gratis al popolo calabrese. Pronto? Pronto? Scusate, c'è la te... Pronto, chi è? Sono Guido, buongiorno, ti ho problemi. Guido? Sì, auguri per il nipotino che vi è andato. No, è il figlio, nipote figlio, va. Allora, sì, da dove chiama? Da Cosenza Centro. Da Cosenza Centro, vai. Senti, io volevo solo rubare per pochi minuti. Il problema dell'acqua è un problema che dura da anni a Cosenza, non è voglio dare destra. Il problema è che dura da anni. Io sono stato la 24 di Natale, ho lavato i pesci con la bottiglia. Come hai fatto a lavare i pesci con una bottiglia? Scusa, no, con una bottiglia hai lavato il pesce. Abbiamo riempito l'acqua Cosenza Vecchio con la macchina, sono andato con i bidoni, abbiamo riempito l'acqua e sono andato all'antica. Ho salito il bidone fino a quarto piano e ci siamo arrangiati. Ma come ti sei cucinato questo pesce, Guido? Come hai cucinato sto pesce? Fritto. Vai. Volevo dire che il problema dell'acqua, giustamente dicevo che il signore poco fa, è un problema vecchio, anche il primo a cavallo, è un problema vecchio. L'acqua, noi a Cosenza, ma non voglio dire la coppa del sindaco, di Incarnato, è un problema che si porta da anni. Noi l'acqua l'abbiamo,
cioè noi là a Cosenza ce l'abbiamo, a Crotone, a Reggio ce l'abbiamo, un problema anche regionale. Io sono stato a fare servizio a Crotone, ho visto che l'acqua la vendono al centro con delle lambrette. Ma perché non ingannare anche la televisione? Lei se va a fare un giro verso sopra, verso Carolei, vedi l'acqua bella che io me la bevevo quando ero piccolo. Si può ingannare per le caserme, per gli ospedali, per i bagni. Quindi il problema dell'acqua è un problema che è sempre esistito. Io la pago puntualmente. Non voglio la coppa nessuno, è un problema regionale, un problema che va affrontato con un tavolo, si siede, mi guardi che problema e si investe su queste cose. Ma che non abbiamo l'acqua, è una cosa ridicola, noi l'acqua l'abbiamo. Poi dico l'ultima cosa, ma la Procura della Repubblica, visto che c'è un reato, che c'è, si è figurato un reato, che cosa fa? Grazie, signor Polimeni. Grazie a lei. Rispondo, lui parla di servizio pubblico, c'è interruzione, secondo il reato che dice il signore, potrebbe, dico potrebbe, c'è questo reato di... distacco del servizio pubblico, interruzione di servizio pubblico, che in questo caso erogazione dell'acqua è un servizio pubblico. Ciao Lino, i disservizi idrici, dice Ernesto da Reggio Calabria, in Calabria sono giornalieri, quello che sconcerta è la puntualità della bolletta, peraltro salatissima. Ecco, dice Ernesto, beh, vi ammazzate, vi tirate a pugni, ecco, Sorical, Incarnato, i sindaci, però la puntualità, cioè l'acqua ci manca in tutta la Calabria e dove manca, malgrado come dice Sorical, viene erogata di più, 308 litri al secondo, addirittura si arriva a 508, ma il sindaco chiede un controllo. Ma in questo caso dice, ma al di là di questo, ora io mi chiedo, i cosentini che da un mese, due mesi o da quando non stanno ricevendo l'acqua, sarà decurtata la bolletta dell'acqua? Punto di domanda. Ci sarà la decurtazione della bolletta? Il disservizio, noi che abbiamo un disservizio che per quanto riguarda, che quando manca qualcuno dice meglio che manca l'energia elettrica che l'acqua, e sono d'accordo, ma quando manca l'acqua, però se manca l'energia elettrica come si riscalda l'acqua, però quantomeno i servizi igienici, c'è bagni, quelli, e sapete benissimo, si riscalda un po' d'acqua col gas e quindi in qualche maniera ti puoi lavare, voglio dire, ti arranci, ma quando manca l'acqua è un vero dramma. Chi paga i danni dei cittadini in Calabria? Dopo la pubblicità. Vecchio amaro del capo, l'italiano più amato. Per la tua voglia di shopping e relax, Centro Commerciale Due Mari. Punto di riferimento per tutta la famiglia. Trovi tutto ciò di cui hai bisogno. 110 negozi, servizi utili ogni giorno, banca, farmacia, asilo, baby parking, parrucchiere, estetista e centro di medicina estetica. Punti di ristoro di standard elevato, Fratelli La Bufala, Old Wild West, La Foresta Incantata, McDonald's. E per una spesa di qualità, scopri la convenienza del nostro Carrefour. Mentre per i più tecnologici, Euronics. Grandi eventi tutto l'anno, multisala The Space, bowling, utilizza il tuo tempo nel modo migliore. Centro Commerciale Due Mari soddisfa il benessere e le esigenze di tutti i consumatori. Non solo shopping, ma anche divertimento, più spazi ai desideri. Centro Commerciale Due Mari, al centro della Calabria, strada statale 280, uscita Lamezia Terme Est. Questa è la Polo tre volte campione del mondo di rally e ha un navigatore, come la tua. Ma in più la tua può leggerti i messaggi. Amore, torni a casa per cena? Segnalarti i punti di interesse. C'è un ristorantino di pesce qui vicino. Riprodurre le tue playlist. Figaro, 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 Figaro. Perché nella vita ci vuole Polo. Scoprila con il sistema App Connect per gestire le tue app. Gamma Polo, tua a partire da 10.900 euro con finanziamento tasso zero TAEG 220. Sakal, aeroporto internazionale di Lamezia Terme.
Da sempre lavoriamo con impegno e passione per farvi viaggiare in tutta comodità e sicurezza. Voli tutto l'anno per Londra, Charleroi, Francoforte, Roma, Bergamo, Torino, Pisa, Bologna, Milano Linate e Malpensa. Parcheggi con tariffe diversificate a partire da 2 euro per 2 ore. Inoltre è possibile sostare per 30 minuti gratuiti nell'area parcheggio P2. I lavori di restyling del terminal passeggeri lo hanno reso più funzionale e confortevole. Nuovo look per l'area commerciale, con l'apertura di 6 nuovi negozi per offrire servizi migliori e soddisfare ogni esigenza. Tecnologicamente all'avanguardia con il nuovo sistema di informativa voli al pubblico e lettura ottica carte d'imbarco. SACAL, viaggiare senza confini. Top Flight, da sempre soddisfa la tua voglia di dolce o salato. Da 10 anni offriamo il meglio dei nostri prodotti, preparati artigianalmente con materie di prima scelta. Ti sapremo deliziare in qualsiasi momento della tua giornata. A colazione e non solo, con i nostri gustosi e giganti cornetti a lievitazione naturale. Varietà e creatività danno vita a piatti sfiziosi per degustare i nostri squisiti aperitivi. La nostra pasticceria è rinomata per la bontà e per la finezza delle creazioni proposte. La gelateria vi conquisterà con la sua originalità e prelibatezza. Nella sala privata, raffinata ed elegante, potrete festeggiare eventi e ricorrenze speciali. Siamo specializzati nel servizio catering con tutte le nostre bontà fresche, genuine, dolci e salate. Top Flight, sorriso e qualità. Top Flight, ti aspettiamo a Cosenza in via Guglielmo Marconi 110, info 0984 39 48 68 e rende via Louis Braille 15, info 0984 83 76 27. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale. Pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Voglio esprimere un... sono veramente contento, prima di tutto, da italiano. Ho avuto modo di conoscere Tajani, che è stato eletto, parlo del presidente Tajani, Antonio Tajani, romano 64 anni. Io l'ho conosciuto circa 15 anni fa, quando andai a Stoccarda e ho avuto un incontro con... all'epoca c'era anche l'europarlamentare Nisticò, e abbiamo avuto un incontro con il sindaco di Stoccarda, e in quell'occasione ebbi il piacere di incontrare Antonio Tajani. Al di là della disponibilità e della... quindi stiamo parlando di oltre 15 anni fa, quindi di tempo 15-20 anni che ormai a Bruxelles, quindi sono veramente felice di che l'Italia possa esprimere un uomo come Tajani, malgrado la battaglia era tra lui e Pittella, che è il fratello di Gianni Pittella, fratello dell'attuale governatore della Basilicata. Comunque, europarlamentare, eletto Tajani, veramente, al di là di questo, un commento: Berlusconi pieno di gioia ed orgoglio, Gentiloni c'è tanto da fare per i socialisti. Eletto dal ballottaggio presidente del Parlamento europeo, dopo 40 anni, si ripete, dopo 40 anni l'Italia esprime di nuovo una carica così prestigiosa, e di questo dobbiamo essere fieri. Poi che destra o sinistra conta poco, è un italiano che rappresenta gli italiani a Bruxelles. E allora andiamo al telefono, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, chi parla?
Ciao Alino, sono Giovanni da Reggio Calabria. Ciao Giovanni, scusa Giovanni, volevo leggere un attimo prima di passare alla telefonata. Sì. Un attimo. Buon pomeriggio, mi chiamo Paolo Fiorentino, abito a Cosenza in via Cattaneo. Volevo sapere come si spiega che una decina di giorni addietro, di pomeriggio, la pressione dell'acqua è ritornata fortissima. C'è proprio una bella pressione. Erano state in un colpo tutte riparate le perdite idriche, dice in pratica in questo senso? Di solito l'acqua di pomeriggio manca sempre. Grazie. Cos'è successo, dice, in quell'occasione che la pressione dell'acqua è arrivata? Sarà stato un miracolo? Non lo sappiamo. Un altro messaggio dice: io sono razzista e me ne vanto. Basta con questi immigrati, abbiamo già i nostri problemi grossi, personali e non. L'hotel, il cibo, i vestiti gratis, e noi dobbiamo andare via dalla Calabria. Allora, Gianni è da Reggio Calabria, prego. Sì, pronto? Pronto? Pronto, Lino. Sì, dimmi, caro, parlavi di bollette, sì. Tu, di bollette. No, siccome prima mi hai dato un aggancio per quanto riguarda il volo per Stoccarda. Ah, di aerei parlavi, di aerei, sì. Ah, Stoccarda, ecco, sì. Volevo dirti, sì, visto che a Reggio Calabria si vuole rilanciare l'aeroporto. Ah, stiamo parlando di voli adesso. Stoccarda, ah. Visto che ci troviamo. E infatti noi avevamo fatto quel sit-in, siamo stati, c'è stato un passaggio... Ecco, no, ti volevo dire, siccome il conflitto riguarda più unità produttive in Calabria, cioè Crotone, Reggio e mezza Lamezia, già cominciano anche con Lamezia, che il tavolo negoziale si dovrebbe tenere in Calabria, non che i nostri vanno a Roma. Cioè Falcomatà, Oliverio e le due prefetture interessate dovrebbero fare il tavolo in Calabria, o a Reggio o a Catanzaro, capoluogo di regione. Non andare a Roma a fare un tavolo a Roma che non c'entra niente. Questo volevo dire io. Grazie. Io ti volevo dare un dato, anche perché insieme mentre vediamo la protesta di Reggio e poi dopo la pubblicità manderemo un pezzo. Grazie Gianni della telefonata. Manderemo un pezzo che riguarda proprio questa manifestazione. È arrivato un comunicato della SACAL che l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Mi sembra giusto e corretto leggere questo comunicato, perché dice, scusate un attimo che leggo, ecco qua, è arrivato precisamente oggi, ne abbiamo 18, è arrivato ieri nel mio smartphone, dice: aeroporti di Lamezia Terme, un anno di crescita. Guardate questi numeri e ascoltate cosa si dice guardando anche delle immagini legate alla Lamezia Terme, perché se si è bravi, è bravo perché c'è un manager, in questo caso si chiama Massimo Colosimo, c'è una squadra eccellente che sta lavorando. Vediamo un po' cosa dice il comunicato della SACAL per la Calabria. Grazie regia. Aeroporto di Lamezia Terme, un anno di crescita. Lamezia Terme, 17 gennaio, l'aeroporto di Lamezia Terme chiude il 2016, signori sentite, con 2.521.781 passeggeri, pari al più 7% rispetto al 2015. Un risultato positivo che si somma agli importanti obiettivi raggiunti dalla SACAL. La società di gestione dello scalo lamentino, che ha riguardato sia gli esperti societari che le infrastrutture di volo, aumento del capitale sociale, poi non solo la holding, completato anche del lungo iter per la costruzione della nuova aerostazione, prolungamento della pista di volo, incremento dell'offerta voli e tante altre iniziative portate a termine per lo sviluppo del sistema aeroportuale di Lamezia Terme. Ecco, a proposito, volevo dare un dato. La pista attuale si possono raggiungere addirittura 3 milioni e mezzo di passeggeri, perché cosa dice? A fine luglio invece si concludono due importanti eventi per l'aeroporto: il completamento del lungo iter burocratico per la costruzione della nuova aerostazione, che avrà una superficie di circa 20.000 metri quadrati e una capienza di 3 milioni e mezzo di passeggeri, e l'inaugurazione del prolungamento pista, ripeto, testata il 28, passata dal 2.400 metri a 3.000 metri, quindi 3 chilometri di pista, grazie al quale lo scalo di Lamezia è diventata così il terzo aeroporto del sud, dopo Palermo e Brindisi, superando Catania e Napoli, con una pista capace di agevolare
gli aeromobili durante le manovre di decollo e di atterraggio a pieno carico di passeggeri e carburante. Questo è quello che dice. Un risultato dai risvolti positivi per la Sakala SPA, non solo per lo sviluppo delle sue infrastrutture di volo, ma anche per una maggiore capacità di attrarre nuove compagnie aeree e dunque un incremento dei volumi di traffico è fatturato. Questo è quello che si è detto. Quindi si è arrivati a oltre 2.500.000, precisamente vi do il dato preciso, 2.521.000 passeggeri e una pista di 3 km. Questo, possono arrivare direttamente i voli da New York o da Toronto o dalla Cina direttamente qui a Lamezia Terme perché possono atterrare questi grandi aerei. Ecco, invece quello che abbiamo detto all'aeroporto di Reggio Calabria e di Crotone, quando in quella battaglia io stesso dissi al sottosegretario, tra poco vi estrapoliamo questo pezzo, ma c'è stato un momento drammatico nel racconto di Reggio Calabria. Dopo la telefonata o la pubblicità? Pubblicità. Studio Immagine, dedicato a chi desidera immergersi in un'atmosfera di totale relax per rinnovare il proprio look. Piera e Vincenzo hanno raggiunto un grado di formazione da renderli esperti in tecnologie evolutive sia nei servizi tecnici che per il taglio. Un percorso caratterizzato da grande passione e creatività, portandoli a studiare, ricercare, sviluppare e realizzare nuove linee taglio e colore da proporre in modo esclusivo a chi desidera esprimere la propria personalità attraverso l'immagine. Un modo di lavorare che fa scuola. Nasce così l'Accademia Didattica Professionale, con un programma formativo che spazia dalla comunicazione alla gestione aziendale. Una scuola di formazione professionale a 360 gradi che mira a creare esperti di bellezza dotati di ottime qualità sia pratiche che teoriche attraverso le tecniche di taglio per uomo e donna, con insegnamento del metodo scientifico mondiale, oltre alle tecniche di acconciature, colorazione, permanenti e cheratina. Studio Immagine, l'unica scelta per chi desidera intraprendere un percorso artistico e commerciale, dando risposte professionali a un mercato in continua evoluzione. Studio Immagine SRL, via Cristoforo Colombo 103/104, Catanzaro Lido. Prossima apertura, via 20 settembre, accanto Pizzeria Mallard, Catanzaro. Giusari Collection. Passione, sogno, realtà. Giusari realizza i desideri di ogni sposa, offrendo una varietà di stili, dall'abito gioiello con gemme e strass ai modelli più romantici e raffinati. Unica sartoria al mondo che produce all'interno tutta la filiera della produzione, dal filo fino all'abito finito. Ogni creazione è prodotta artigianalmente e su misura da mani esperte. La conoscenza dei tessuti e la qualità rigorosamente italiana rendono unica la collezione Giusari. Diventa stilista del tuo abito. Dalla tua idea, Giusari realizzerà nei minimi dettagli, curando ogni particolare, l'abito che hai sempre sognato. Giusari, per le spose che vogliono indossare il vero Made in Italy su misura, con un rapporto qualità-prezzo ottimale. E per lo sposo, da Giusari, ti aspetta un'ampia scelta di modelli versatili ed eleganti per soddisfare qualsiasi esigenza di stile. Inoltre Giusari propone abiti da cerimonia per uomo e donna. All'interno dell'atelier potrai scegliere il tuo vestito esclusivo tra le tantissime collezioni per sfoggiare un look impeccabile nelle grandi occasioni. Giusari produzione e punto vendita, Viale Magna Grecia 75/1, Catanzaro. Info 0961 78 38 62. www.giusari.it. E ci sono anche i mesi della sposa. Scarica il coupon da www.matrimonio.com. Vieni a trovarci nei mesi di dicembre e gennaio. Scegli direttamente in fabbrica il tuo abito da sposa e usufruisci della promozione. Provi l'abito e realizzi il tuo sogno a soli 1.600 euro. Giusari, che sogno! Vi aspettiamo!
caldo e di raffinato buon gusto. Quando da piccola immaginavo il giorno più bello della vita, era proprio questo ciò che desideravo. E al Borgo di Fiuzzi tutte le nostre aspettative sono state confermate. Un luogo che profuma di natura e di tradizione. Il tramonto sul mare, il calore della sabbia, il volo dei gabbiani e una spettacolare finestra sull'isola di Dino con le sue celebri grotte. Una favola, un sogno. Semplicemente Borgo di Fiuzzi. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. Menù raffinati e gustosi, preparati da chef prestigiosi capaci di adattare la propria arte ad ogni richiesta, garantendo un servizio impeccabile grazie ai profumi e sapori delle eccellenze gastronomiche. Un'esperienza culinaria coinvolgente attraverso la degustazione di pietanze delicate e di una cucina autentica. Con grande professionalità è stato realizzato tutto con la massima cura per ogni dettaglio, grazie all'esperienza e all'organizzazione di uno staff altamente qualificato che ci ha seguiti con amore e passione, sempre attento alle nostre esigenze e a quelle dei nostri invitati, che sono rimasti entusiasti dell'ottimo servizio. Siamo felici e se tornassimo indietro non c'è nulla che cambieremmo. Rifaremmo esattamente la stessa scelta. Borgo di Fiuzzi, nella cornice incantevole di un paesaggio di raffinata eleganza. www.borgodifiuzzi.it. Info 0985 77 65 96. Praia a Mare, Cosenza. Noi non vogliamo qua che parla. Dorina Bianchi. Dovete chiamare i nomi, dovete dire i nomi. Ci sono. Chi sono? Battaglia, Nicolascola, dove sono? Non ci sono i parlamentari. Non ci sono. Non dovete fare parlare Dorina Bianchi. Noi siamo di Reggio. Ma che cazzo è la Massimo, non parla. Devono parlare i reggini, dovete chiamare il sindaco. Hai capito, Sergi? Tu non puoi gestire la piazza. Devi fare parlare i reggini. Devi fare parlare i cittadini. Noi vogliamo sapere perché Falcomatà, Battaglia, tutti gli altri deputati, dove sono? Lasciali stare vicini. Se vengono qua, credo. Io a Torino Bianchi non la voglio. Non la vogliamo nemmeno noi. Che cazzo è Torino Bianchi? Che viene a Reggio Calabria. Non la vogliamo nemmeno noi alla Bianchi. Oppola. Giusto, per l'aeroporto. Dovete chiedere la responsabilità a quelli di Reggio. Non strumentalizziamo la cosa. E basta. Non strumentalizziamo la cosa. Avete il coraggio di dire i nomi? Ce l'avete il coraggio? Tu ce l'hai il coraggio di dire i nomi? C'è qualcuno che ha il coraggio? Massimo, perché non vai a parlare? Vai! Quando va a parlare questo? Quali sono i nomi che... Non puoi parlare nessuno! Non puoi parlare nessuno! E allora dici i nomi, se hai il coraggio! Se sei uno coraggioso devi dire i nomi di chi ha la responsabilità, con chi state parlando? Con chi? Ma con chi ce l'avete voi? Noi stiamo chiedendo di... Con quelli che non hanno fatto niente! Massimo, oggi! Falcomatà! I deputati che non hanno fatto niente, dovete dire i nomi! I nomi! Massimo, domani il servizio non ci sarà più! Non ci sarà più! Ci preoccupiamo! Non dovete fare demagogia! No, ma quale demagogia? Noi stiamo chiedendo due... Dovete dire al sindaco perché non è qua! Digli al sindaco perché non è qua! Il sindaco è qua! È in piazza! E che parli! No, come? Tu hai detto non voglio parlare! Che parla sì! E poi parliamo pure noi! Non parlare! Non vuoi che parlare! Massimo, ieri mi hai detto che non... Massimo! Bene, qua in pratica quel consigliere comunale chiede che parli il sindaco e che si facciano i nomi sui responsabili del disastro dell'aeroporto di Reggio. Quello che dice quel consigliere comunale di Forza Italia, credo che sia di Forza Italia, chiede la responsabilità delle 30 anni di politica e che si facciano i nomi. Certo che si devono fare i nomi, perché se non si vuole giustificare con l'unità che deve esserci dei cittadini, l'unità su questo tema, però la politica purtroppo non si è dimostrata unita, si è dimostrata mossa
da un interesse personale di pochi che rappresentavano. Attraverso la SOGAS, attraverso la gestione della SOGAS si sono fatte clientele, si sono fatte tutte delle cose che sono state volte a far fallire la società, perché i soci che sono stati nominati dalla provincia, per esempio, il presidente del CDA e il vicepresidente del CDA sono stati nominati in conflitto con la legge, in contrasto con la legge, anche come manager della società stessa, e hanno percepito compensi fino a 500.000 euro. E quindi da questo dobbiamo un attimo scaturire il fallimento di un aeroporto, perché una società pubblica gestita bene non può fallire se ovviamente... Stiamo facendo un round l'intervista con lei, però mi rimanga un attimo, perché nel frattempo è veramente un terremoto qua. E allora, con prezzi più accessibili e soprattutto per non farci andare, stanno parlando i ragazzi, i cittadini, sono i rappresentanti degli studenti del liceo Volta e del liceo Vinci di Reggio Calabria. Beh, che stanno parlando e giustamente stanno enunciando le loro ragioni dopo le polemiche dei rappresentanti politici che non dovrebbero avere ingresso oggi. Diciamo, vorrei dire ai signori qui oggi di smetterla, siamo stanchi di litigare. Noi dobbiamo combattere per un obiettivo comune e dobbiamo lavorare insieme per Regini e portare avanti questo aeroporto e non litigare qua davanti. Non dobbiamo litigare qua, dobbiamo farci sentire tutti insieme davanti alle istituzioni. Bravo. Volevo dire, io sono un ragazzo di quinto, l'anno prossimo dovrò andare all'università. Non lo so se sceglierò di andare all'università qua a Reggio Calabria o andare fuori, ma io sono preoccupato nel caso in cui dovessi andare a studiare fuori. Come farò a tornare nella mia città io in fine settimana a pagare un biglietto troppo esoso per tornare nella mia città? Non è possibile. Ma la realtà, come diceva il mio collega del Volta, è che anche noi abbiamo contribuito a questo scegliendo spesso l'aeroporto di Lamezia, ma siamo stati portati a questo. La realtà è che i prezzi devono scendere, bisogna lavorare per questo, l'aeroporto di Reggio deve diventare più competitivo, deve diventare un vero aeroporto. Mi dispiace che la classe politica reggina e calabrese in generale non abbia mai fatto gli interessi di questa regione. È stata vituperata, è stata affossata, milioni di euro che tornano in Europa per l'incapacità di spendere. Non vogliamo più questi politici che sprecano denaro, si fanno un gran numero di carrozzoni per sistemare i loro amici trombati, poi vanno a gestire le società che li spennano. Basta ora, devono restituire i soldi che si sono rubati. Non mi interessa che vadino in galera, mi interessa che restituiscano i soldi, perché i nostri cittadini non hanno soldi per curarsi. Noi non abbiamo più treni per andare a Roma, la Ionica è abbandonata. Si parla di aeroporto, ma si deve parlare di navi, si deve parlare di trasporto ferroviario. I nostri pendolari muoiono giornate intere passate per andare a produrre il loro lavoro, il loro reddito, abbandonando figli, genitori, eccetera, senza cure, senza niente. Questo devono fare i nostri politici, devono guardare in basso, sapere ascoltare, perché non ci ascolta nessuno. Noi non vogliamo che arrivino i forconi, ma vogliamo che riprendano coscienza che questa Calabria ha bisogno della loro opera politica, che sia politica, non siano gang, non siano associazioni mafiose, ok? Attenzione, probabilmente tra poco entreremo in prefettura, ci riceverà sicuramente il viceprefetto, perché purtroppo oggi il prefetto non è in sede. Noi chiederemo ai più punti detti prima, per punti che deve essere univoci per tutti, che non venga sospeso il servizio pubblico essenziale e quindi che il governo riconosca la responsabilità territoriale del servizio. Il diritto di continuità territoriale. Oggi lo rivendichiamo e vogliamo la risposta del governo.
facendo? A Reggio Calabria. Ma un ragazzo è scomellito, cazzo, faccio la Reggio della città! Si deve rappresentare in questo momento! È il sindaco, ma deve rappresentare la città! Ma parlate di una cittadina, come anche. È da due anni che amministra questa città, da due anni che amministra Falcomatà questa città e non ha fatto nulla per difenderci, nulla ha fatto. E ora è nei palazzi che scendono tutti i politici della regione a difendere l'aeroporto. Grazie, andiamo, segui un attimo, vieni. Vieni. Ciao cara, come stai? Bene? E allora, stanno gridando dall'altra parte che in pratica il governo, se viene qui in prefettura, è perché dà dei dati importanti, cioè di fronte ai dati di Alitalia, 1 milione al giorno di perdita, 30 milioni al mese, licenziamenti da 1.500 a 4.000 licenziamenti, se lei viene qui a Reggio Calabria a assumersi una responsabilità, sottosegretario alla cultura, quindi sa bene che cosa significa l'aeroporto di Reggio Calabria, come per esempio non si è difeso l'aeroporto di Cotone, che in questo momento è chiuso, non so se lo sa, ma è chiuso quello della sua città, presa l'energia elettrica che è stata staccata, quindi non siamo riusciti a difendere Crotone e siamo qui a difendere Reggio Calabria. Abbiamo dei numeri? No, non è che non siamo riusciti a difendere Crotone, io personalmente Crotone l'ho difesa numerose volte. Purtroppo noi dobbiamo farci anche un esame di coscienza, noi che siamo calabresi, e riconoscere che ci sono stati degli errori. Io sono dell'idea che bisogna andare avanti, bisogna però non lavorare sempre nelle emergenze, ma programmare realmente. Noi abbiamo oggi un decreto anche nazionale che parla di rete aeroportuale, che io vado dicendo, se lei ricorda, sì, da almeno 6-7 anni. Abbiamo la necessità di creare un sistema aeroportuale calabrese che funzioni, che sia più razionale, che sia integrato e che permetta un reale sviluppo economico della nostra regione. Io sono sottosegretario con delega al turismo, quindi una grande risorsa per la Calabria, il turismo, c'è stato riconosciuto un ruolo anche internazionale. Credo che noi dobbiamo avere un sistema portuale che funziona, altrimenti i turisti o chiunque voglia visitare la nostra bellissima regione non può arrivare da noi. È lo strumento più semplice, perché le strutture ci sono, indubbiamente vanno integrate e va razionalizzato con l'arrivo di nuovi vettori e anche con il potenziamento di Alitalia. Noi ci siamo incontrati sia alla BIT che al TTG quando lei ha inaugurato il turismo internazionale, quella borsa importante al TTG internazionale, è stata il primo taglio da sottosegretario da parte sua. Lì ci siamo detti insieme a quello che è lo sviluppo di questo territorio. Oggi abbiamo dei numeri, abbiamo delle garanzie per Reggio Calabria, il 24 finisce la gestione. Abbiamo giovedì il Presidente della Regione insieme al Sindaco Falcomatà, io perché reputo il turismo determinante per la Calabria, abbiamo chiesto urgentemente un incontro anche col Ministro Delrio, giovedì alle 9 noi saremo dal Ministro Delrio per lavorare insieme, perché queste strutture finalmente possono lavorare non in emergenza ma dando un reale sviluppo. Sì, io nello statuto originariamente formulato della città metropolitana, però nella adesso non facciamo noi la torno dopo, no, faccio la riunione dopo. Bozza, neanche si parlava nello statuto. La domanda finale era: Reggio chiude? Questa è la finale della domanda che volevo fare, la domanda finale per questa classe dirigente. Certo che chiude. La bozza originaria dello statuto della città metropolitana non nominava, non citava nemmeno l'aeroporto dello Stretto, e dire che già era stata posta in fallimento la SOGAS, la società di gestione, questo è gravissimo, perché risponde a precise scelte che aveva anticipato il tirapiedi di Renzi, che si chiama Ernesto Carbone, deputato calabrese, ed avevano già decretato la fine di Reggio. Reggio è città metropolitana, piaccia o no,
devono comportarsi coerentemente, a partire da un sindaco che oggi, entrando in prefettura, è in conflitto di interessi con se stesso. Perché? E con tutte le omissioni che hanno caratterizzato la sua, perché non ha fatto nulla. Lui ha semplicemente detto sull'aeroporto che avrebbe fatto valere le responsabilità del passato, ma non si è speso minimamente per andare a difendere una infrastruttura che è vitale per questa città, che oggi è tabula rasa, purtroppo. Questa è la classe dirigente che mal governa e che ha portato Reggio Calabria al disastro. Bene, 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 no, male. Ecco, se mi alzate un attimo la luce, viva, anzi, in parte parlando di Reggio Calabria, so che ci sono delle telefonate, viva anche innanzitutto l'aeroporto di Reggio Calabria. Ma sul fronte Crotone, come si sentirà qualche burocrate ENAC a Roma che tiene alla polvere da 150 giorni il bando per l'aeroporto Sant'Anna? Scalo della provincia più povera d'Europa, pur avendo 3 pretendenti alla gestione di aerei. Ryanair pronti ad utilizzarlo, dalla conferenza stampa anche di ieri, vedi dichiarazione Ryanair di ieri. Un intero popolo vedeva la luce in fondo al tunnel, ma la burocrazia malata riesce spesso a distruggere, quella stessa burocrazia cui il tempo non basta mai. Burocrazia assassina, burocrazia assassina, burocrazia che deve ritornare strumento al servizio del popolo. Del popolo, dice questo telespettatore Giuseppe Munizzi. Calabria, alza la testa. Giuseppe Munizzi da Crotone. Pronto? Ciao Rino. Chi è? Sono Gaetano da Reggio Calabria. Ciao Gaetano, come stai? Io spero... dimmi Gaetano. Sono in carrozzina purtroppo. Che è successo? Allora, io... No, è diverso di ormai, sono... Io solamente telefono dall'aeroporto perché è una cosa, l'ho sentita ieri, l'ho sentita oggi. E allora io voglio dire a questi signori, io invalido civile al 100%, sono in carrozzina. Io devo andare a trovare dei miei figli a Milano perché sono due a Milano. Devo andare a Lamezia, da Lamezia scendere a Bergamo, da Bergamo andare a Milano. Io sono stato un anno, 6 mesi fa a Milano, Carolino. Sono partito da Reggio Calabria alle 8:30 e sono arrivato a Milano alle 2:15. Sai che significa? Ora io dico, ma perché Lamezia, giustamente, e come sempre che sei, che fanno come un libro stampato, il manager di Lamezia non è un politico. No. Quello se ne frega della politica. Assolutamente sì. E allora perché non lo fanno a Reggio questo benedetto manager che non sia politico? Perché lo devono fare? E noi che sì, stiamo ritornando a Boia di Molla. Allora. Guarda, hai detto una cosa, scusa, guarda, hai detto una cosa che veramente io ho percepito, e lo dico. Se il mio regista Franco Selvaggio insieme alla collaborazione di Vanni Belpanno fanno vedere le immagini della piazza con quella musica, io ho percepito il malumore, il malessere dei regimi. Ma di tutti. Io ho percepito un brutto segnale ieri, l'altro giorno. Un segnale, quella piazza dove andavo in prefettura con quella musica, Vanni. Io ho percepito, caro amico, mi dispiace che tu ti debba muovere di fronte a un diversamente abile che non riesce a raggiungere i propri figli a Milano e dalle 8:30 alle 2 di pomeriggio. Poi c'è un'altra cosa, Lino, scusa, dove hai detto che alla Lamezia ci sono stati viaggiatori per 2.500. 2.521.000 passeggeri. Ma forza, alla Lamezia ci sono quanti aerei, quante linee fanno? A Milano, a Roma, a Torino, a Genova. C'è stata mia nipote che è venuta a Reggio Calabria, che è da Reggio Emilia, è andata a Venezia, da Venezia alla Lamezia, pensa tu, da Ryanair, da Cedite, perché a Reggio Calabria devo essere solo l'Italia, a un destino, a un destino. È la potenza di un cittadino di Reggio, io voglio la mobilità. Dice questo telespettatore, io mi voglio muovere, datemi la possibilità di viaggiare. Io sono in carrozzina e io non posso andare, partire alle 8 da Reggio Calabria
per andare a Lamezia e da Lamezia a pigliare l'aereo e scendere a Bergamo e da Bergamo a Milano. Quando io arrivo parto in Locchi Riggio e arrivo a Bergamo e lui mi arriva con Cucureno. Che faccio prima? Guardate, fatemi un'inquadratura di Torina Bianchi, guarda, un'inquadratura, un primo piano. C'è un'altra cosa lì, no? Perché io ho pagato, sai quanto ho pagato io? L'anno scorso aspetta, da Reggio Calabria, fammi dire questa 280 cosa. Euro io, fammi... e 280 euro mia moglie è andata solo. Allora, e sono già 560. Cosa sta bene? 560 sono 1120 che abbiamo pagato. 1120. Perché questo? Quando da Lamezia ho pagato 76 euro andata e 70 euro al ritorno. Che differenza c'è? La differenza è che nella gestione manageriale, negli anni, lo storico, il know-how è diverso. Il punto... Ma che ti dico una cosa. No, ascoltami, ascoltami. Come hai vinto tu? Come hai vinto tu? La questione a Reggio Calabria di quello rudere che c'era al mercatino. Bravo. E l'abbiamo fatto vedere. Abbiamo fatto vedere poi la sistemazione di Piazza del Popolo. Abbiamo dato merito a Falco Matà che ha risistemato dopo la Ma mia battaglia. Ma l'hai vinta tu, è una tua vittoria. Speriamo, io mi auguro... Perché purtroppo ognuno di noi ha un destino. Io mi auguro che Lino Polimeni vinca la battaglia, che ci sia l'aeroporto a Reggio, non con l'Italia solo, ma con Ryanair, con Cesgato, con Oro, con quelli che vogliono. Ho capito, grazie della telefonata, e lui si riferiva anche a Piazza del Popolo, grazie a te. Grazie. Che anche noi altri nonni sentiamo la trasmissione, non sono le nonne. No, ho detto il nonno. Ascolta, dicendo nonno, nonna, ho detto nonni, ho parlato di tutti voi che siete lì a sostenere. Io guarda, io di solito tempo fa ti parlo quando alle due andavo a lavoro con tutto ciò che sto, ma non vado più a letto. Se non mi sento la trasmissione tu. Quindi, ora che è finita, ringrazio Dio e mi fai un fuochetto. Bene, grazie. Parlavamo di Piazza del Popolo sistemata, Franco, non questa. Grazie, grazie di cuore. Avete sentito? Grazie al telespettatore. Mille passa per raggiungere un aereo. E io, la mia battaglia è per Crotone, è per Reggio Calabria. Articolo 21 non fa differenza di scalo. Noi difendiamo il popolo calabrese di fronte a quello che dice Giuseppe Munizia, la maledetta burocrazia, burocrazia assassina. E dopo una lotta anche a Piazza del Popolo abbiamo visto recintato quell'obbrobrio, quello schifo, quella vergogna, quello che abbiamo raccontato, e lo giriamo con la macchina, perché quando siamo stati a Reggio questa è una nostra battaglia, abbiamo gridato per mesi e mesi lo scandalo, poi con i mattoni hanno coperto questo fabbricato, questa struttura privata, ma che per ordine pubblico, per il servizio e per l'igiene era un pericolo anche per una scuola lì vicina. Ma continuiamo ancora con le telefonate, continuiamo ancora con l'articolo 21, con la Calabria, la Sicilia, la Puglia, la Basilicata, che ci seguono anche i calabresi nel mondo attraverso lo streaming www.telecalabria.it. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.30 in diretta, e la seconda battuta il prima serata alle 21.30. Andiamo a vedere, vedete un po' lo stabile, come hanno fatto anche dei parcheggi. Pronto? E torniamo all'acqua, l'acqua bene di tutti, qui accanto alla scuola. Pronto, chi è al telefono? Caro mio, sono Fabio Pugliese, presidente dell'associazione pastorissima sulla città. Allora Fabio, ascolta, Fabio, ti devi sistemare meglio, devi scandire meglio, perché ho la voce, ho il telefono cupo, o allontani la cornetta dalla bocca, voglio che la regia mi sistemi meglio la telefonata. Fabio, mi senti? Meglio. Io ti sento benissimo. Fabio, come allora, ti chiami? Fabio, rappresenti? L'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106. Vai, da dove chiami? Da dove stai chiamando? Sto telefonando da Rossano, approfitto della tua trasmissione, della grande generosità e soprattutto della sensibilità che la rete tu hai nei confronti della questione della 106. Certo. Per segnalare a tutti i telespettatori che noi abbiamo indetto da lunedì una grande petizione, una grande sottoscrizione nei confronti del Presidente della Repubblica. Stiamo raccogliendo delle firme per inoltrargli una lettera, partendo da una base conoscitiva di dati che ci dice che questa strada in 20 anni ha provocato oltre 700 vittime, 9.000 sinistri, 24.000 feriti, e di questi mi ripeti questi numeri, perché voi lunedì 23, sì, giusto? Sì. Lunedì 23?
sì. Fate allora, questa petizione, ripetimi i numeri. I numeri sono 700 vittime sicure in 20 anni, poi circa 9.000 sinistri e circa 24.000 feriti, di questi moltissimi con danni permanenti. Ora noi, partendo da questo dato drammatico, chiediamo al Presidente della Repubblica innanzitutto di riceverci in Quirinale come associazione in delegazione, poi di spronare i Presidenti della Camera e Senato alla indizione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla 106, perché c'è già una proposta sia alla Camera che al Senato. La cosa più importante è di spendere i soldi che sono già disponibili da almeno una decina d'anni sulla 106, c'è circa 1 miliardo di euro che non si riesce, per colpa della burocrazia ministeriale, ad essere impegnata per l'ammodernamento, tra l'altro, quindi è una cosa gravissima, e poi il rispetto del diritto alla mobilità violato sulla 106. Quindi io invito tutti, Nino, a andare su www.bastavittime106.it/sottoscrizione/, ma anche sul nostro sito. Già, me lo ripeti il sito, basta, per favore? Sì, basta andare su www.bastavittime106.it e votare la petizione. Dalla home page del sito c'è proprio la grafica adatta, uno va e clicca e firma inserendo i propri dati questa sottoscrizione. Ho una bella notizia che fino a ora non ho mai dato, però la voglio dare sulla tua trasmissione: nei primi 3 giorni abbiamo superato le 1500 firme, per noi è un grande risultato, l'obiettivo minimo è 5000, siamo sicuri di superarlo con l'aiuto, ecco, di tutti. Per vorrei, una causa, vedi un attimo cosa c'è sulla 106, ci sono gli immigrati, vedete la gente che si ferma, questi sono altri che abbiamo incontrato e che spesso camminiamo sulla 106 al buio, lì davanti al Sant'Anna non vediamo questi immigrati con il rischio di metterli sotto. Se mi ripeti il sito, Nino, eccolo qua, l'abbiamo messo, www.bastavittime106.it, è scritto bene? È scritto Nino, bene? Nino, sì. Nino, una cosa bellissima ti voglio raccontare. Con la diocesi di Rossano Cariati, sì, la nostra associazione con i nostri volontari sta andando quasi ogni sera sulla 106 a distribuire delle casacche raccatte di frangenti a tutti gli immigrati che incontriamo per strada. Ma infatti non si vedono. Di notte. È vero. Di notte. Ed è un noi li incontriamo, li vediamo e gli diamo la casacca grazie al vescovo di Rossano Marcianò, che ha insieme alla Caritas voluto insieme allora, a noi condividere. Ripetiamo un attimo, avete raggiunto 3.500 firme in 3 giorni? No, 1.500 in nemmeno 3 giorni. Ah, 1.500. L'obiettivo minimo è 5.000. 5.000 è il minimo. Allora invitiamo tutti i calabresi, ma non tutti, solo i calabresi, tutti quelli che ci stanno seguendo, di entrare su questo sito www.bastavittime106.it. Guarda, chi ti parla è tutti i giorni su questa strada, chi ti parla viaggia giornalmente, so cosa significa quello che stiamo dicendo e facendo. Ci lavoriamo, la tua sicurezza è la mia sicurezza, ma è la sicurezza di tutti gli italiani che camminano in questa famosa strada della morte. Firmiamo questa petizione, ragazzi, firmiamo. Lo diremo anche domani. Va bene? Bene, grazie mille. Grazie. Ciao caro, ciao. Grazie, è un dovere. È ciao. Un dovere, non grazie, è un dovere, perché di fronte a quello che noi raccontiamo, se mi rimandate l'email, perché la delegata di produzione non vedo l'email per quanto riguarda ISIM, va bene, comunque eventualmente lo facciamo lo stesso, andiamo. Allora, intanto dicevo, difendere la 106 e parlare della 106 significa difendere tutti i cittadini, tutti quelli che camminano in strada. E credetemi, quando salgo verso Roseto, quelle zone lì, Rossano Corigliano, e quando c'è l'acqua plenile, c'è acqua forte, io non oso immaginare in questi 2 o 3 giorni che c'è stata anche la grandine qui a Catanzaro, nel capoluogo di regione, cosa è significato quel tratto di strada. Andiamo a salutare questa azienda che stiamo menzionando in diretta tutti i giorni, perché parliamo di ISIM, parliamo di una scuola importante che nasce a Catanzaro su iniziativa di alcuni professionisti esperti nel campo della consulenza aziendale e della formazione. La formazione da sempre è al centro di ISIM, divenuta negli anni attività trainante con centinaia di migliaia di ore formative erogate nel 1988 ad oggi. Numerose le partnership di cui anche di prestigio, infrastrutture, anche ricordiamo, vedete in questo momento anche
l'avvocato Gigliotti, che è il fondatore ed è stato presidente. Dicevo, numerose le partnership di prestigio intrattenute sia a livello regionale che nazionale, tra cui l'UIS Università Guido Carli di Roma, Intesa San Paolo Formazione e Telecom S.P.A. La lungimiranza di Ernesto Gigliotti, fondatore storico e presidente dell'Istituto, si rivela oggi una preziosa intuizione. Le attività di ISIM hanno interessato diversi settori, raggiungendo importanti risultati nel settore turistico con il rilancio di qualifiche professionali. Nel settore dell'aggiornamento professionale ha anche realizzato un progetto finalizzato alla riqualificazione di circa 400 dipendenti, erogando diverse ore di formazione. Sono aperte le iscrizioni ai percorsi finanziati dalla Regione Calabria, istruzione e formazione professionale per le qualifiche di operatore ai servizi di vendita, operatore agricolo, operatore del benessere, operatore grafico, operatore amministrativo segretariale, operatore ai servizi di promozione e accoglienza, operatore della ristorazione. I percorsi hanno una durata di 2.000 ore e sono rivolti ai giovani che alla data di avvio del progetto non abbiano ancora compiuto 18 anni. Ma parlando anche di un altro settore strategico, quello sociosanitario, state vedendo. Infatti l'istituto è stato tra i primi a dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, a far sì che i suoi allievi frequentassero un corso di primo soccorso, in modo da apprendere le nozioni base per l'utilizzo in caso di emergenze. Guardate qui dalle immagini della ISIM, www.ismcalabria.it. Telefono 0961 78 14 62. ISIM si sviluppa su oltre 900 metri quadrati ed è dotata di laboratori didattici e aule capaci di accoglienza sino a 100 allievi. ISIM, www.ismcalabria.it. Ecco, grazie a questa scuola, vedete, io so che siete contenti, anche voi, siete contenti perché se arriva una nuova azienda, una scuola di formazione, a sostenere la libertà di questa trasmissione, mi pare chiaro che voi siete contenti, che voi sapete benissimo quanto è importante la libertà di questa trasmissione grazie alle aziende che ci sponsorizzano. Difendete la mia libertà perché io difenderò la vostra. Pronto? Pronto? Telefonata? Sì. Chi è? Pronto? Chi parla? Carino. Ciao, chi sei? Sì, io non la sento bene. E io ti sento male, infatti, se ti sistemi meglio con il tuo gestore, io non so se hai un problema adesso, adesso la sento bene. Bene, anch'io sì. Ti sento bene, anch'io. Vai, allora, chi sei? Salve, tu chi ciao, sei? Sono Maurizio. Ciao Maurizio, ciao Maurizio. Ci conosciamo. Da dove chiami Maurizio? Chiamo da Cosenza. Ciao Maurizio, da Cosenza. E a te tutta Cosenza, Maurizio. Grazie. Niente, io ieri mi sono persa la trasmissione, peccato, perché però oggi puoi andare su YouTube, visto. Puoi andare su YouTube, basta che clicchi, Lino Polimeni, articolo 21. Qualcosa che quelle parole che sono dette, incarnato, connocchiuto, sì. Io vorrei adesso spessere un angelo per incarnato. Cioè, sì, cioè, prego, prego. Che parlavano della Fabiano perché lavora alla Sorital. Sì. E lui allora che ha fatto candidare figli di persone che lavorano per lui al comune con parenti, nipoti, quindi va a attaccare su cose che a noi attualmente non ci interessano, a noi quello che ci interessa è l'acqua, è l'acqua. Il problema dell'acqua. Prego, prego. Io non do la colpa ad Occhiuto perché non c'è acqua a Cosenza, perché questo è un problema che lo sappiamo. La colpa che io do ad Occhiuto, signor sindaco, è quello che lui è andato a fare la sua campagna elettorale vendendo per i fondelli i cittadini. Perché dici questo? Perché dici questo? E dico questo perché lui alla sua campagna elettorale è stato il cavallo di battaglia al centro storico e la fornitura idrica, dove lui ha fatto niente. Quindi il centro storico non so neanche se c'è passato andarlo a visitare.
quindi non so, a parte quel cavalluccio che ha messo. No, ma teniamoci, lì, teniamoci all'acqua. Lui ha fatto nella campagna elettorale che cosa? Ha detto nel suo programma che risolverà il problema dell'acqua nella tua zona. Portava l'acqua sulle zone che mancava, cercava di. Però se di tu vedi il problema delle perdite. Ha fatto una grande campagna con quel tratto che ha aggiustato al Viale della Repubblica, dove poi se andiamo a vedere anche il materiale che lui ha dato a mettere non è un materiale che dura al tempo, tra 7, 8, 10 anni secondo me, parlo da profano, andiamo di nuovo a mettere sì, ma scusa, scusa Maurizio, posti. Maurizio, scusa Maurizio, il sindaco di Cosenza ieri nell'attacco frontale con Incarnato a Incarnati alla Sorical dice voi siete responsabili perché voi non mi state mandando l'acqua. Questo ma è quello non è che vero, ma non è vero, questo è quello, questo è quello che dice, questo è quello che dice, questa è la fornitura fino all'ingresso dei rubinetti, poi è il comune che va a vendere e distribuire l'acqua nel centro città e nelle zone, quindi la Sorica manda quella mandata, cioè basta, cioè che c'entra la Sorica, non ho capito. Il problema è che ci sono perdite nella rete storiche, storiche. Zone, sia strutture vecchie che vanno messo mani, certo. Però permetterci problemi che non so qua, giusto, perfetto, però Maurizio, Maurizio, che devono controllare Maurizio, cosa ho detto ieri, Maurizio, acqua, chi ruba acqua, chi, cioè, certo. Questo non sta a bene, a dire, bene. Maurizio, però io ho detto una cosa ieri a tutte e due, sia Incarnato che a ho chiuso. La gente non capisce, vuole il problema risolto. Mettetevi d'accordo, Sorica, il comune, e andiamo avanti. Questo è il punto per risolvere il problema dell'acqua. Ma il dei problema Cosentini. Non si deve mettere d'accordo la Sorica, scusa Lino. Lino, e la Sorica avanza dei soldi al comune. Non avanza nulla. No, 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 no. Non hai seguito, non hai seguito. No, 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 fermo. Maurizio, fermo, fermo, fermo. Mauro, Mauro, ti devo fermare. No, perché non hai seguito la trasmissione. Ha dichiarato Incarnato che il comune di Cosenza non deve nulla e quei soldi che sono rimasti sono rateizzati regolarmente, non è un problema economico di soldi, l'ha dichiarato Incarnato. Ah, vabbè, beh, ci sono dei soldi rateizzati che il comune deve dare. No, 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 è tutto a posto, no, 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 non c'entra, non c'è, Maurì, non c'entra nulla, l'aspetto economico è tutto a posto, rapporto, rapporto. Quindi allora che c'entra la Sorica adesso se l'acqua la dobbiamo dire anche che la Sorica, ti ringrazio della telefonata perché sono fuori tempo, i 350 milioni di debiti che la Sorica aveva, ha detto lo stesso Incarnato, li ha portati a 109 milioni di euro e vuole in qualche maniera risanare la Sorica per dare un servizio a tutta la Calabria. Non riesco a tenerti oltre, Maurizio, perché ho la pubblicità e poi la sigla. Io veramente potrei continuare non stop fino a questa sera alle 21. Nel frattempo al direttore i capelli sono diventati dritti, ad Alessandro è scappato dall'emissione, Claudio ha fatto finta di non sentire perché lui non ha sentito quello che ho detto, però va bene, torniamo domani alle 14.30 e questa sera alle 21.30, vi voglio bene, grazie. Veramente è importante questo lavoro che stiamo facendo per voi e sono fiero di farlo bene, grazie. Auto Global è Centro My Glass, network italiano leader nella cura dei cristalli. Sostituisce e ripara cristalli per auto, veicoli industriali, commerciali e autobus. Inoltre operiamo con tutte le compagnie di assicurazione e se hai la polizza cristalli, l'intervento sarà totalmente gratuito. Global Grandine è specializzata nella tecnica a freddo per le riparazioni da grandine, urti da parcheggio o piccole bolle sull'autovettura. Inoltre permette di ridurre il costo della riparazione e di mantenere la verniciatura originale. E per una maggiore garanzia di igiene, eseguiamo la sanificazione dell'abitacolo e dell'impianto di climatizzazione con l'innovativo trattamento a ozono. Auto Global soddisfa qualsiasi richiesta, offrendo tanti servizi: autocarrozzeria, oscuramento vetri, lucidatura fari, vendita vetri auto e veicoli commerciali. Ma non finisce qui. Siamo iCar Center, sistemi di sicurezza. Da oggi puoi stare tranquillo. Niente più furti, perché la tua auto sarà identificata in modo permanente. Auto Global, il tuo veicolo
veicolo in mani sicure. I centri Auto Global sono a Santa Maria di Catanzaro, Viale Magna Grecia 75, info 0961 78 12 35 e Sellia Marina Catanzaro, strada statale 106, località Rocca, chilometro 203,8, info 0961 96 23 73. autoglobal@libero.it. G-Uniform, il nuovo store di abbigliamento professionale delle migliori marche. Offre una gamma di prodotti esclusivi a clienti estremamente esigenti. I capi proposti sono frutto di un'attenta analisi di mercato che si traduce in qualità e vestibilità per la propria clientela. All'interno dello store di Catanzaro, su una superficie di 200 metri quadrati, una vasta scelta per i settori chef, ristorazione, oreca, fornitura alberghiere, personale domestico, capi di abbigliamento per estetiste, parrucchieri, divise medicali, camici e calzature certificate, oltre che abbigliamento ad alta visibilità. G-Uniform, rivenditore ufficiale G-Blors, azienda leader del mercato con partner di caratura nazionale e internazionale come gli chef Antonino Cannavacciuolo e Massimo Bottura, oltre che il main sponsor dell'ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana. I capi riescono a fondere innovazione tecnica e stile italiano con una componente fashion. G-Uniform, unica realtà su Catanzaro per il settore soft air. Inoltre potrete trovare Airsoft Gun, accessori e abbigliamento tattico e militare. G-Uniform, Viale De Filippis, 196, Catanzaro. www.guniform.it. Semeraro ti offre la possibilità di scegliere l'arredamento su misura per la tua casa, dove ogni ambiente viene accuratamente studiato e proposto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Visita la vasta esposizione di arredi di ultima generazione di alta qualità. Oltre al vasto assortimento di mobili e complementi d'arredo, scegli tra i tanti accessori che possono rendere unica e accogliente la tua casa. Da sempre Semeraro propone le migliori marche di arredamento made in Italy, in grado di contribuire all'efficienza del servizio e mantenere alti gli standard qualitativi. Infatti ogni settimana è in grado di offrire una scelta di proposte d'acquisto a prezzi promozionali su tutte le categorie d'arredo e ogni articolo per la casa, con la possibilità di finanziamenti personalizzati, in comode rate, a tassi agevolati. Il personale viene formato e specializzato per poter dare informazioni e consigli, offrendo un servizio serio e professionale, con la consulenza gratuita di un esperto arredatore che saprà accompagnare il cliente nella scelta migliore, con servizi personalizzati e attenti ad ogni esigenza. Il trasporto e il montaggio dei mobili è affidato a uno staff qualificato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Attenzione, Semeraro presenta una novità grande come una casa. Si chiama Casa ed è la tua nuova carta fedeltà. Al momento della sottoscrizione otterrai il 10% di sconto, spendibile fin da subito su tutto. Sì, tutto! Ma non è finita qui. Su tantissimi prodotti selezionati lo sconto arriva fino al 30%. Vieni a sottoscriverla gratuitamente. Semeraro, strada statale 280, Lamezia Terme, Catanzaro. Numero verde 800 893 975. Da cellulare 030 80 87 137. www.semeraro.it. Aversa SRL opera nel settore da 15 anni. Ricerca costante, applicazione di tecnologie costruttive, collaboratori esperti e fidati garantiscono velocità d'esecuzione e assistenza a 360 gradi. La scelta giusta per chi intende mettere il futuro della propria casa in mani fidate. Nella splendida Davoli Marina, a solo 300 metri dal mare, Aversa realizza ville singole di varia metratura su due livelli, con possibilità di personalizzare l'interno utilizzando la nuova tecnologia in regola con le nuove normative. BioLiving, un sistema costruttivo antisismico ed isolante che assicura qualità e durevolezza. Tutto questo con solo 139.000 euro. Scegliere BioLiving significa antisismicità e sicurezza, risparmio dei consumi energetici, resistenza e affidabilità,
economie realizzative. La risposta più avanzata e vantaggiosa in termini di tempo, bilancio economico e soluzione tecnica per garantire la massima soddisfazione del cliente con un'attenta consulenza e assistenza. Il personale offre supporto per l'ottenimento di mutui o leasing. Per un appuntamento 0967 57 25 07. Aversa progetta, costruisce, vende. Aversa SRL Costruzioni Edili, via Amendola 14, Davoli Marina, Catanzaro. www.aversasrl.com. Sveglia! Da Expert è tempo di sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle migliori marche e li paghi in 10 o 20 mesi a tasso zero, come lo Smart TV Telefunken 49 pollici 4K a 399 euro, risparmi 150 euro. Come lo smartphone Samsung Galaxy S7 a 499,99 euro, risparmi 230 euro. Il tablet Arcos 10 pollici Wi-Fi Plus 3G a 99,99 euro, risparmi 20 euro. E la lavatrice Haier, lava fino a 10 kg, tripla classe A+, a 319 euro, risparmi 130 euro. Offerte valide dal 16 gennaio al 1 febbraio 2017. Expert, gli esperti sempre con voi.